sei in remoto si collega qualcun altro. Allora, Ancarani, c'è un ritorno. Riprovo. Ancarani. No, aspettate. Così mi sentite da remoto? Io la sento, Donati. Fa l'eco qui in sala. Proseguo Sì. con l'appello. Allora, Ancarani, Ancisi, Bazzocchi. Ma non ci sentono? Bonocore, presente. Buzzi, Di Pasquale, Presente. Donati è presente. Francesconi. È bello questo nome. Aksibeku. Presente. Comunque si sente l'eco anche qui da remoto. Un attimo solo, eh. Ah, errore mio. Impellizzeri. Presente. Rolando. Presente. Schiano. Verlicchi. Ok. Allora. Impellizzeri c'è, sì. Rolando c'è. Schiano c'è, Aksibeku c'è. Allora, prima di cominciare vi chiedo se Presidente, ci sono anch'io, Francesconi. Francesconi, presente. Ok, grazie. Mazzocchi, e voilà. Allora, prima di cominciare sulla parte di commissione 6 che abbiamo fatto dopo avere con la commissione 5, quella parte che riguardava la commissione 6, chiedo se qualcuno, se è tutto a posto per il verbale che avete ricevuto e per era la parte riguardante l'imposta di soggiorno. Chiedo se possiamo passare per buono il verbale. E la data era verbale La del data 28 del 28 febbraio febbraio scorso. 2022, sì, Sì, scorso. 5 più 6 congiunte, quindi nessuno dice niente, lo E diamo per quindi approvato. approvato. E adesso sarebbe Via. di esperti, si fa il gentilezza. Adesso nomino, Grazie. Se ci sono. vi chiamo gli esperti che sono stati nominati per questo. Sì? Sì, Bazzocchi l'ho segnato presente, l'ho visto. Sì. Allora, sono stati nominati esperti per Lega Salvini Premier la signora Greco. Per lista De Pascale Sindaco Carlo Ravaioli e per la Pigna Città Forese Lidi il signor Ticchi, che è presente. Quindi possiamo cominciare con l'ordine del giorno e quindi io darei subito la parola all'assessore. Magari poi adesso vediamo come va la seduta, vediamo limitare i nostri interventi per poter dare la parola a tutti, perché è la prima vera commissione turismo dedicata proprio al turismo. Quindi magari facciamo un primo giro di tavolo anche solo per ascoltarci un po' tutti, per sentire quali sono un po' le nostre posizioni, le nostre idee. Assessore, prego. Sì, proprio per questo non voglio portarvi a troppo tempo, anche perché i consiglieri della scorsa consigliatura sanno benissimo che quando parlo di turismo mi appassiono e rischio anche di scadere nella logorrea. Cercherò quindi di essere molto preciso in modo da darvi degli spunti di discussione. Sono stati anni molto difficili, i 2 anni del Covid che ci hanno portato a lavorare sempre in emergenza e di rincorsa,
senza la possibilità di programmare come eravamo abituati a fare. Pensate che il lavoro che avevamo messo a punto, oltre a partire da un metodo che era quello dell'analisi dei dati, ci portava poi a condividere le progettualità in alcuni tavoli specifici, un tavolo sugli eventi, un tavolo sulla logistica e un tavolo sulla promozione in particolare con le associazioni di categoria, non solamente le associazioni madri ma anche le confederate, quindi l'associazione dei campeggiatori, l'associazione degli albergatori, l'associazione delle guide, l'associazione l'associazione in alcuni casi anche di bus operator, condividendo quelle che erano le linee guida della strategia, ma soprattutto il piano operativo anno per anno, che prevedeva entro ottobre una chiusura di quelli che erano gli appuntamenti anche della promozione, oltre che degli eventi principali della città, in modo da essere pronti per la prima fiera internazionale, una delle più importanti, che è quella di Londra, il World Trade Market di Londra, è per il mercato anglosassone, anglofono e quindi anche americano, una delle più importanti fiere per il turismo. E dal di lì cominciare a poi dipanare quello che è il nostro programma di promozione, che viene condiviso con Visit Romagna e anche con l'APT Emilia Romagna, che nelle fiere più importanti, per esempio questa che vi ho citato, fa la prenotazione di tutto lo spazio dedicato all'Emilia Romagna, dove c'è una parte dedicata alle destinazioni, proprio nello stand, e sono Romagna, Emilia e Bologna-Modena, una parte dedicata ai nostri operatori, tipo i più presenti per Ravenna sono Ravenna Incoming, ma anche Punta Marina Terme e Camping e Natura, prima con la società gestione campeggi, oggi anche con Club del Sole, e una parte invece di appuntamenti, workshop anche all'esterno della fiera, di presentazione alla stampa e al mondo specializzato del turismo di quelle che sono le novità per queste fiere. L'appuntamento era per noi l'inizio della stagione di promozione anche internazionale. Ovviamente ci sono anche fiere importanti sul calendario dal punto di vista del mercato interno, quindi italiano, e sempre di più si sono affacciate delle fiere specializzate su tipologie di prodotto, che dopo vi citerò in parte, che sono quanto mai importanti, perché sai di parlare a un pubblico interessato al tema della fiera, e quindi anche il mondo delle fiere dopo la pandemia è molto cambiato, e anche il modo di lavorare in questi appuntamenti è stato spinto dalle opportunità della digitalizzazione e in parte segmentato per quelli che sono i turismi che ancora si muovono e si rivolgono sempre di più a un pubblico individuale. Capirete il perché lavorare col turismo organizzato oggi, dove viaggiare con mezzi collettivi non è ancora l'ambizione di molta parte del pubblico, è molto molto difficile. Con questa premessa vi dico che stavamo ricominciando anche a vedere degli spiragli positivi. Oggi c'è anche, tra l'altro, sul Corriere una conferma che le prenotazioni per questo periodo, soprattutto sul mercato italiano e le gite, stanno andando abbastanza bene per la città d'arte. Sono sempre cose che fanno molto piacere, però sappiamo di essere lontani da quelli che sono i flussi del 2019, e la previsione è facile, e lo capiamo dal fatto che, parlando con gli aeroporti, ancora il calendario dei voli non è a punto. Quindi il dialogo che abbiamo costruito con Bologna, ma anche con Rimini e con Forlì nell'ultimo anno, col quale abbiamo stilato un accordo biennale di valorizzazione dei collegamenti con l'aeroporto di Forlì, che dopo vi spiegherò, è in questo momento ancora una variabile, non un'incognita, però una variabile. Altra invece opportunità è quella, qui adesso stanno arrivando, vi presenterò dopo Anna D'Importano, la progettazione e l'obiettivo di crescere nel flusso turistico grazie al terminal crociere
e le operazioni del nuovo concessionario che già da quest'anno saranno messe in atto. Non mi perdo troppo sulla lettura dei dati, vi do solo qualche flash. Noi eravamo arrivati nel 2019 in una fotografia che sostanzialmente fotografava uno stallo nelle presenze e negli arrivi della parte balneare, con una difficoltà legata al meteo, cioè la stagione andava più o meno bene in funzione anche di quanti giorni c'erano di sole e quanti ponti si potevano incastrare. Per dire, l'anno scorso il fatto che il 15 d'agosto sia stato una domenica ha portato un po' meno arrivi su agosto. Invece quando c'è un ponte è una cosa che si concilia meglio con una prenotazione in quella che è la vacanza per antonomasia del balneare. Ovviamente il prodotto balneare è fortemente legato al meteo, non ce lo nascondiamo, e non riguarda questa questione solamente i lidi ravennati, ma riguarda tutto il balneare italiano, che è il primo prodotto turistico che dall'organizzazione di un turismo di massa degli anni 50, se non prima, si è sviluppato e ha anche visto le prime strutture ricettive turistiche e i primi stabilimenti balneari formarsi anche in Riviera. Ma senza fare la storia del turismo, la nostra fotografia ci sta dicendo che, e questo qui lo sapevamo già perché ci eravamo già confrontati su questo, che il nostro balneare ha bisogno di essere fortemente rinnovato, sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, perché soffre di una concorrenza molto agguerrita, non soffre, però si deve confrontare con una concorrenza molto agguerrita di destinazioni che negli anni sono cresciute come infrastrutture, come competenze e come imprenditoria. Destinazioni che sono direttamente in competizione con noi, come la Croazia, come l'Albania, come la Grecia, come la Turchia, e meno delle zone che non hanno dimostrato una stabilità politica. A questa analisi, come la zona del Medio Oriente o del Nord Africa, a questa analisi, mi dimenticavo la Spagna e le isole spagnole, a questa analisi dobbiamo registrare oggi un'incertezza forte legata alla guerra in Ucraina. Un'incertezza che va ad incidere pesantemente su alcune relazioni costruite, per esempio con l'aeroporto di Rimini, che era l'aeroporto italiano con più collegamenti sulla Russia, ma anche in tutta l'Est Europa, dove i flussi dalla Polonia erano cresciuti negli anni verso la nostra città e anche da altre città e anche da altre nazioni dell'Est Europa. Quindi, in un momento in cui potrebbe ripartire il turismo internazionale, questa cosa lo limita fortemente, sia nella voglia delle persone, nel desiderio delle persone di muoversi riprendendo un volo, sia su alcuni pubblici specifici come quelli dell'Est Europa. Dagli arrivi delle presenze del 2021 registriamo alcune indicazioni che ci danno coraggio. Abbiamo una dimensione che non raggiunge completamente il 2019, ma supera abbondantemente il 2020, con alcuni mesi in cui la città d'arte ha, grazie alle celebrazioni dantesche ed alcuni eventi come l'OMC a settembre, ha per presenze superato addirittura il 2019. Mi sto riferendo a luglio, settembre, ottobre, agosto e anche lo stesso dicembre. Sono segnali sui quali non mi avete visto fare brindisi, ma semplicemente un'attestazione, cioè che l'appeal della nostra città e quello che offriamo è stato premiato. Ci sono destinazioni che sono andate molto peggio, nessuna che sia andata molto meglio. Quindi questo qui
è una registrazione da fare, basta guardare anche gli altri vicino a noi. Sul balneare notiamo invece una tendenza che già era in atto e che su alcuni mesi tipo luglio-agosto si sta rafforzando, cioè quella di una permanenza minore. Quindi quante notti in media dormono le persone? Sugli arrivi c'è una leggera flessione, ma una sostanziale tenuta. Su le presenze nella zona balneare c'è una leggera flessione che ci fa dire, nonostante tutto, le persone hanno una permanenza che si sta sempre di più dimostrando non essere una permanenza, non essere con una tendenza ad ampliarsi. Faccio un esempio prendendo agosto, che è il mese più importante, no? Agosto abbiamo per il centro storico come presenze 79.000 presenze, mentre nel 2020 sono state 66.000 e nel 2019 75.000 e nel 2018 75.900, quindi addirittura un numero superiore a quello rilevato negli ultimi 5 anni, questo qui per l'agosto 2022, scusatemi, per l'agosto 2021, non voglio fare il veggente. Mentre per gli arrivi al mare abbiamo delle presenze che sì sono di molto superiori a quelle del 2020, ma non sono ancora alla pari dell'agosto 2019. 691.000 confronto ai 631.000 del 2020 e ai 658.000 del 2019. Agosto 2021 ha avuto, come dicevo prima, Ferragosto che cadeva di domenica, quindi non ha creato dei ponti come nelle precedenti annualità, però non può essere data tutta la colpa a questo. C'è una fotografia che ci dice che la permanenza media è stata ridotta nel balneare. Quindi la cosa che ora ci preme è provare a mettere in atto una serie di operazioni che, nonostante quelle che sono le incertezze che ci presenta il mercato in questo momento, oggi, comunque ricomincino a lavorare, anzi non hanno mai smesso di lavorare, su quelli che sono i nostri pubblici di riferimento, perché l'obiettivo in questo momento è consolidare e tenere il flusso turistico verso la nostra destinazione. Solo in maniera strategica si può pensare di affrontare alcuni mercati interessanti come il mercato anglosassone, che in prospettiva potrebbero crescere. Quindi, per quanto riguarda la promozione, per esempio, siamo questo weekend insieme a Visit Romagna e con un convegno in cui si tratterà anche del Best in Travel di Ravenna e le vie di Dante alla fiera di Parigi, che è una fiera specializzata sulla natura e su quello che è tutto il turismo sostenibile, per dire che sempre di più anche le fiere si sta specializzando. Contemporaneamente ci sarà anche una fiera a Napoli. Un'altra presenza sulla quale torneremo a puntare è la fiera del turismo archeologico, che parla a gruppi organizzati come le scuole, che è la fiera di turismo a Firenze, e non sto ad elencarvi tutte le fiere nelle quali saremo presenti. E torna ad essere un obiettivo importante e strategico per noi la fiera di Londra. Perché è strategico? Perché dopo essere stati inseriti come Ravenna nei 500 posti più belli del mondo della guida Lonely Planet e essere stati inseriti ed essere stati titolati del Best in Travel, sappiamo che Lonely Planet, oltre che essere una delle guide più distribuite al mondo, ha un pubblico soprattutto anglofono in Gran Bretagna e in America,
dove hanno la maggior parte delle loro vendite. Quindi quella fiera diventa strategica per provare a darci un obiettivo insieme ai nostri operatori, che è quello nei prossimi 5 anni di aumentare gli arrivi dalla Gran Bretagna, ancora prima che dagli Stati Uniti. Proviamo a ragionare su quelli che sono i voli collegati direttamente con Bologna, che erano 5 dalla Gran Bretagna, ma quelli che potrà mettere in cantiere Forlì e Rimini. Per quanto riguarda invece le attività di promozione dell'ufficio turismo, al di là delle fiere, un inciso, verranno organizzati anche dei workshop ai quali saranno coinvolti direttamente gli operatori privati, perché poi nel workshop tu incontri chi acquista la tua offerta, e ovviamente non spetta al comune di Ravenna quello di vendere, ce lo siamo detti più volte, ma ai nostri operatori che parteciperanno a workshop che sempre di più sono diventati workshop digitali, quindi incontri di operator specializzati su certi tipi di turismo, che verranno organizzati sul turismo nazionale anche a breve, e anche con un'operazione specifica sul turismo business, in collaborazione con Visit Romagna e APT. Nel corso di questi anni ne abbiamo fatti diversi su anche mercati spagnolo, anglosassone, francese e americano. Uscirà a Pasqua, questa qui è un'azione speciale di promozione della città, a Pasqua una guida in collaborazione con Repubblica, legata a Repubblica, che racconterà tutta la nostra città. Un'operazione editoriale di questo tipo, più piccola, era stata fatta con Famiglia Cristiana nel 2018 e diede un buon successo, anche se poi gran parte del merito se lo prese Alberto Angela, però facemmo un'operazione importante con Famiglia Cristiana, che in allegato a tutti gli abbonati, è uno dei magazine più distribuiti, costruimmo una brochure che citava il libro, il testo di Frossard, Il Vangelo secondo Ravenna, che allegammo a Famiglia Cristiana, e molti vennero anche allo IAT con in mano la brochure. Invece altre attività, stiamo prevedendo una collaborazione con produzioni televisive, con una produzione televisiva internazionale, della quale non posso anticipare niente perché c'è un riservo su questo, però che sarà visibile nel mese di maggio. Un'operazione molto 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 importante, dove stiamo collaborando con Enit. Per quanto riguarda invece il web, partiremo con 2 sponsorizzate, una dedicata in questo periodo alla città d'arte, utilizzando i nostri materiali, i nostri video, e subito dopo sul prodotto balneare. Sponsorizzate su Facebook, su Instagram e su YouTube, che abbiamo visto anche negli ultimi anni essere andate molto bene a livello del pubblico, del pubblico raggiunto, e anche del coinvolgimento del pubblico che adesso non entro nelle terminologie tecniche dei social, ma che non solo guardava ma interagiva con i contenuti proposti dal turismo. Per quanto riguarda invece il prodotto balneare, avete visto che ci sono delle grafiche particolari, speciali, in collaborazione con un fotografo, Matteo Rizzi, del nostro territorio, che abbiamo coinvolto nella produzione di contenuti creativi per la città, come è stato fatto con Elisa Lanconelli. Vi ricordate il Dante che apre la Divina Commedia su Piazza del Popolo? Ecco, quelle immagini diventeranno una campagna di affissioni speciale per le città che sono come Bologna, come altre città dell'Emilia e alcune della Lombardia, un punto di riferimento per il turismo balneare. Quindi una campagna dove ci saranno immagini molto belle, quindi nessuna pubblicità vecchio stile, ma semplicemente una pubblicità
con bellezza, che riporta le denominazioni di tutti i nostri 9 lidi. Un'attività fatta con affissioni nelle zone di affissione pubblica. Per quanto riguarda invece la collaborazione con i privati, partiranno e sono state finanziate alcune iniziative grazie ai PTPL, dove Ravenna Incoming partecipa sempre e dove ultimamente in collaborazione con Atlantide hanno ottenuto risorse per organizzare iniziative specifiche di promozione, e anche un progetto speciale grazie al consorzio Camping e Natura, che è il soggetto, diciamo così, più rilevante a livello non solo di Ravenna ma di costa, però con una presenza molto forte su Ravenna, che sono i nostri camping consorziati anche con altri. L'operazione che fanno insieme ad APT è un progetto speciale che ha avuto avvio qualche anno fa, dove c'è un contributo di APT e dove però una buona parte delle spese viene sostenuta direttamente dagli operatori che fanno parte del consorzio. Un progetto speciale appunto per le vacanze all'area aperta. Questi sono alcuni punti sulla promozione. Per quanto riguarda gli eventi, che se fatti bene diventano a loro volta degli eventi di promozione, ricordiamo che abbiamo 19-20 maggio gli European Maritime Day, che si stanno ampliando con un programma di iniziative che dopo gli European Maritime Day 19-20 porteranno a Ravenna assemblee nazionali di professionisti o di operatori del mare a confrontarsi su temi che appartengono loro ma che popoleranno la nostra città, con il coinvolgimento anche spesso di università e anche di ricercatori, che quindi si daranno appuntamento nella nostra città, perché gli European Maritime Day a Ravenna significa essere, senza timore di essere messi in paragone, da parte della Commissione Europea Affari Marittimi e Pesca che organizza questo evento, essere riconosciuti come la capitale europea del mare per quell'anno. Si prevedono più di 1000 arrivi per un totale di presenze attorno ai 3000, poi i conti li faremo dopo. Abbiamo il ritorno di un evento che negli ultimi anni aveva molto internazionalizzato l'inizio della stagione balneare, come il Beaches Brew, che grazie anche al coinvolgimento di privati e alla regione porta diversi appassionati di musica a Marina Punta Lido Adriano. Avete visto tutti un ritorno con grandi ambizioni e una bellissima programmazione anche con contenuti popular del Ravenna Festival. Ci sono una serie di artisti che come a partire da Inaudi per maggio, che hanno l'ambizione di portare un buon flusso di pubblico sulla nostra città. È uscito il calendario delle Frecce Tricolore e l'appuntamento è per il 19 giugno a Ravenna. La Notte Rosa è stata fissata per inizio luglio, riconcentrandole nel weekend, tornando alla formula del weekend a inizio luglio piuttosto che la formula allargata in periodo di pandemia che copriva tutta una settimana. E il Jova Beach Party, che ha già annunciato la doppia data per il secondo weekend di luglio, quello dell'8 e 9. Siamo a breve, saremo reinteressati con l'organizzazione dei fuochi di Santa Polinare per il 22 luglio e tutte le iniziative che nel centro storico hanno visto crescere molto gli aderenti alle visite guidate di Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera. Mentre per quanto riguarda l'autunno, sappiamo che avremo appuntamento con la Biennale del Mosaico, con un ritorno di relazioni internazionali grazie all'Associazione Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei e con partenza 7-8 ottobre, che coinciderà anche con la nostra Notte d'Oro. E per adesso ci fermiamo qui. Avete visto che continuano anche i lavori di assistenza alle produzioni,
in questi giorni sta girando una fiction Rai su Raul Gardini, ovviamente tutta la fase di preproduzione e produzione affiancata dal lavoro dell'ufficio turismo, e stiamo appunto preparando in collaborazione con produzioni nazionali e internazionali questa promozione di Ravenna per maggio in collaborazione con Enel. Per fare invece progetti strategici che dovranno ribadire, sottolineare quella che è la strategia di Ravenna per il balneare, che è di abbinarci sempre di più e far forza per quanto riguarda il nostro prodotto balneare a quello che Ravenna racconta dal punto di vista naturalistico, e quindi rafforzare questo connubio natura e mare, in modo che si provino a portare anche altri pubblici a Ravenna che sono interessati anche alla visita alla Pialassa, alla visita alle pinete, all'attività sportiva in questi luoghi, al cubo magico della Bevanella, al bike, ai percorsi cicloturistici. Abbiamo per questo siamo impegnati per portare a definizione i progetti definitivi per il bando che del PNRR sulla fruizione delle aree naturalistiche a scopo turistico. Sapete che saranno coinvolti in questa progettazione strategica la Pialassa Baiona, Punta Alberete, il Museo Natura e la Casa del Pinettale del Parco Primo Maggio Caarie, che dopo aver realizzato nella passata consigliatura l'area di visita a nord, perché in un'unica gestione è stata inserita il Museo Natura con Punta Alberete, così nella parte sud di Ravenna, che rimane lungo l'Adriatica, ha un fortissimo potenziale la casa pinetale del Parco Primo Maggio, perché rimane a poche centinaia di metri da quello che è uno dei flussi turistici più importanti d'Italia, e lì è un cuore veramente importante da mettere a sistema, e lì promuoveremo un museo, una parte allestita all'interno della casa delle Aie a raccontare la storia delle nostre pinete. Stiamo inoltre lavorando per intercettare dei finanziamenti dedicati alle città UNESCO, sempre del PNRR. Per quanto riguarda l'opportunità di la nostra ospite Anna D'Imporzano racconterà più nel dettaglio, abbiamo questo nuovo rapporto con il concessionario del terminal, che col quale stiamo lavorando spalla a spalla in questi mesi su quattro obiettivi, tre in particolare. Primo è la migliore informazione e il coinvolgimento delle parti economiche, e abbiamo fatto proprio la scorsa settimana, grazie alla collaborazione con l'autorità di sistema portuale, un incontro con il tavolo dell'imprenditoria, e le associazioni di categoria si stanno organizzando per convocare un incontro anche con gli operatori del centro storico. Abbiamo già concordato, e dobbiamo ovviamente nei prossimi mesi concretizzare una serie di visite guidate, che poi in termine tecnico si chiamano Edutture Farm Trip, di avvicinamento e di conoscenza di Ravenna agli operatori delle crociere e invece ai referenti delle agenzie specializzate nella vendita di esperienze per il mercato croceristico, in modo che comincino a proporre all'interno dei loro cataloghi, all'interno dei loro pacchetti, Ravenna come una destinazione da vivere anche al di fuori della crociera. È un lavoro di sedimentazione, di costruzione di reputazione che abbiamo già fatto su alcuni mercati, che continueremo a fare, ma che amplieremo anche al mercato croceristico. Un altro obiettivo che ci stiamo dando, sul quale lavoreremo insieme a Royal Caribbean, è quello di con i tempi utili a quello che è la migliore offerta al pubblico croceristico, però di avvicinare la logistica di Royal Caribbean verso gli aeroporti dell'Emilia Romagna, in modo che strategicamente
anche l'on port, cioè quando la nave parte e attracca a Ravenna, possa diventare un'opportunità in più per dormire la prima notte nel nostro territorio. In ultima, una missione che è stata annunciata in questi giorni, dove l'amministrazione in collaborazione con la Camera di Commercio partecipò 3 anni fa e che torna ad essere alla ribalta anche degli interessi di Ravenna, è la fiera di Miami Sea Trade, che è la fiera più importante per il mercato crocieristico, dove saranno presenti l'autorità portuale e Royal Caribbean a presentare tutte le opportunità del terminal di Ravenna. L'obiettivo su questa fiera che ci dobbiamo dare come sistema turistico di Ravenna, quindi pubblico e privato, è di tornare fra 2 anni in quella fiera anche con la parte della destinazione Ravenna, che nel frattempo mi auguro si sarà organizzata per avere, come altre città, un'agenzia specializzata nella vendita di esperienze ai croceristi. Qualche anno fa, dentro anche la compagine di Ravenna Terminal Passeggeri, c'era un tour operator di nome Bassani, che ha sede a Venezia. La missione nostra è che nel progetto di sviluppo del terminal si possono sviluppare anche competenze dal lato privato che migliorino la promo commercializzazione della città, perché per quanto riguarda la parte di produzione ha competenze del Comune di Ravenna, per quanto riguarda la parte commercializzazione sappiamo sempre che dobbiamo tenerci per mano con il privato. Io chiudo qui la mia essere stato troppo lungo, e se volete facciamo fare già una presentazione dopo. Allora io intanto sì, ne approfitto per ringraziare la dottoressa Porta, che è qui presente, per ho degli interventi richiesti, ho prima di nella forma che ritengo bella, non fanno, almeno richiamo l'attenzione dell'amministrazione, se no. Niente, bisogna bloccare da lì dalla postazione il microfono di Alvaro, perché altrimenti non si sente mica bene. Solo la posizione. Poi dopo io adesso lo chiamo perché lui non è più collegato, ci vede su. No, lo deve bloccare lì dalla sua postazione, presidente, perché lui non riesce dal telefono. Qui è bloccato. Lui ha chiesto di intervenire un attimo solo, Ha chiesto di intervenire, poi segue la consigliera Verlicchi. Adesso un attimo, perché mi aveva chiesto di chiamarlo quando era il momento di intervenire. Facilitiamo le cose. No, Filippo, mi ero prenotato per dirti quello che ho detto per telefono, sono solo collegato per telefono e se ho bisogno di chiamare ti richiamerò, adesso non ho bisogno di chiamare. D'accordo, ok. Attento, grazie. Che hai il microfono acceso, ti sentiamo. Adesso togli il microfono, sì. Il microfono. Va bene. A chi non sta facendo l'intervento, ecco. Erano tutti spenti, si sono accesi da soli. Aspetta, okay, allora. Adesso sono tutti spenti. Perfetto, quindi non dovrebbe essere. Ok, più. Allora adesso quindi do la parola alla consigliera Verlicchi. Grazie presidente. Intanto mi permetta di dire che sono contenta che finalmente dopo novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 4 mesi e mezzo si tenga la prima commissione turismo. Che rappresenta sicuramente uno degli asset più importanti per l'economia della nostra città e insomma avrei preferito fosse, mi permetta se la bacchetto un attimo, avrei preferito fosse convocata molto tempo prima, perché i progetti che abbiamo in ballo in ambito turistico nel nostro comune sembrano quantomeno essere tanti. Mi auguro che, a differenza della precedente consigliatura dove lei presidente non era presente, io sì, e anche l'assessore Costantini che è presente,
si possano tenere più spesso le riunioni, le sedute di questa commissione. Nella precedente consigliatura erano veramente molto molto così diradate nel tempo e preferirei, e credo anche lei, visto la sua conoscenza del settore dell'argomento e anche molti colleghi, preferirei che insomma fossero più frequenti. Certo è che queste commissioni e la frequenza di queste commissioni non possono prescindere dalla disponibilità dell'assessore, posto che tecnicamente possiamo riunirci anche senza rappresentanti della giunta, però intendo dalla disponibilità dell'assessore di collaborare con questa commissione. Perché, Costantini non me ne vorrà, a tratti sembra che non ci sia un particolare interesse, una particolare disponibilità da parte sua e della giunta nel delineare assieme o quantomeno confrontarci su quelli che sono i progetti che questa amministrazione intende mettere in campo e attuare proprio per le nostre strategie turistiche di promozione. È un po' l'impressione, ripeto, che ho avuto anch'io, che forse, ripeto, magari mi porto dietro qualche pregiudizio dalla precedente consigliatura, ma che però vedo insomma non essere, almeno in questi primi 4 mesi, essere aver dato segnali diversi rispetto al precedente. Detto questo, io faccio un paio di domande all'assessore. Intanto, forse non l'ho sentito io, magari me lo dirà, non ho sentito parlare di progetti in collaborazione con Destinazione Romagna, visto che per mesi, anni, si è parlato solo di Destinazione Romagna, almeno da parte di chi ci amministra, e di tutti insomma gli scalini fino alla regione, vorrei capire se ci sono progetti anche in collaborazione con Destinazione Romagna, se non li ha citati. A me è sfuggito probabilmente, però ripeto, nel qual caso se me li ripete mi fa un favore. Sui dati, beh, c'è poco da dire in questo momento, è ovvio che speriamo tutti che i dati del 2022 siano finalmente di segno positivo, estremamente positivo, ma sarà molto dura. Io mi auguro solo, questo è un commento che faccio così, giusto per mettere le mani avanti, mi auguro che da qui al futuro si smetta di dire sempre che è sempre tutta colpa del Covid, che sicuramente la pandemia ha avuto delle colpe, soprattutto in questi primi 2 anni, dal 2020 fino ad oggi, ma che però non si può utilizzare come scusa perpetua, anche perché i dati, quantomeno dei nostri lidi, insomma di alcuni aspetti del nostro turismo, non erano poi così positivi nemmeno prima del Covid. Quindi cerchiamo anche noi mentalmente di smetterla di dare la colpa al Covid e di farci impaurire dal Covid, sperando che sia in esaurimento questo brutto periodo che ci ha visti ingessati in tutto, e che finalmente si possa liberare quelle che sono tutte le energie, soprattutto dare la giusta promozione alla nostra splendida città. E quando parlo di città ovviamente mi riferisco anche ai nostri lidi, anche alle nostre zone naturalistiche e, perché no, anche al nostro Forese. Dicevo prima, le iniziative che ci ha elencato l'assessore, che insomma almeno sulla carta sembrano essere tante, e mi compiaccio, apro e chiudo parentesi velocemente, che si sia un po' abbandonato l'incaponirsi nel promuoversi verso paesi come la Polonia. Io ricordo una delle prime sedute che abbiamo fatto nella precedente consigliatura, c'era appunto queste slide che l'assessore ci aveva portato, in cui si faceva menzione come mercati principali di riferimento alla Polonia e ad altri mercati dell'est europeo. Adesso, al di là dei venti di guerra che purtroppo soffiano e speriamo si possano acquietare il prima possibile, insomma il mercato che ci aveva inizialmente prospettato non è sicuramente uno dei mercati più floridi. Oggi lei dice, se non ho capito male, che ci andremo a promuovere in particolar modo su mercati di lingua anglosassone, non solo, ma in particolar modo su questi, e credo che insomma questa possa essere un'iniziativa quantomeno lodevole o che ci possa dare speranze per una buona riuscita. Quindi dicevo, tutte queste iniziative che ci ha elencato, che sono sulla carta sicuramente importanti, poi magari sulla loro qualità ci sono colleghi più esperti di me in materia per poterne dare un giudizio, rimangono però, assessore, zoppi per una mancanza fondamentale, che è quella dei collegamenti della nostra città. Cioè noi abbiamo problemi enormi di collegamenti viari, ferroviari, per non parlare degli aeroporti ovviamente, quindi anche sugli aeroporti noi dobbiamo sempre fare affidamento a
sistemi che si spera sempre più efficaci di transfer con l'aeroporto di Forlì, con l'aeroporto di Bologna, con l'aeroporto di Rimini, e ovviamente noi su questo siamo mancanti per ovvie ragioni, ma su altri aspetti di collegamenti come quelli viari, dove forse potremmo fare qualcosa in più, perché magari cercare di spingere per costruire nuove vie di collegamento o riqualificare quelle che ci sono è più facile da un certo punto di vista che costruire un aeroporto, quantomeno, insomma, io chiedo quali sono le iniziative che lei col suo assessorato sta portando avanti, se ci sono, all'interno sì della sua giunta, ma soprattutto a livello regionale e perché no magari anche ministeriale, per cercare di colmare questo gap, perché noi possiamo fare tutte le iniziative che vogliamo, belle, spenderci in energie e quattrini, ma purtroppo continuiamo a essere una città isolata sostanzialmente dal resto della Romagna, fra l'altro, per non parlare dal resto della regione, della nostra nazione e via dicendo. Poi le chiedo un'altra cosa, e questa è l'ultima domanda e concludo. Sempre il suo assessorato, scusate, senza occhiali faccio fatica a leggere. Allora, sempre il suo assessorato, quali iniziative a livello proprio di promozione, perché non ho capito bene quali sono i soggetti coinvolti nelle iniziative, mi perdoni, che lei ha elencato prima, sta portando avanti anche qui con la regione? Cioè, abbiamo appoggi, diciamo, dal punto di vista della, non solo ovviamente economici, ma anche di collaborazione con la regione, o siamo noi contro tutti e stiamo lavorando contro Rimini magari, o contro, adesso ho fatto una battuta, però insomma stiamo lavorando in maniera autonoma con le nostre forze, che ovviamente non possono essere quelle più forti di tutti, ma soprattutto che, tornando al punto che avevo toccato prima, ci vedono in una situazione di debolezza nei confronti appunto dei collegamenti, anche perché insomma se non dialoghiamo con la regione per quanto riguarda ad esempio anche i collegamenti ferroviari, e non solo con la regione ma anche con RFI eccetera, rimaniamo sempre la Cenerentola dell'Emilia Romagna. Noi siamo l'unica città, credo ancora, poi spero che voi mi incoraggiate e mi diciate stai sbagliando, che non ha l'alta velocità, o comunque non ha l'alta velocità in maniera sistematica, cioè non solo un treno che passa ogni tanto, ma una serie di treni previsti che si fermino a Ravenna, che colleghino magari Ravenna con Milano, almeno nel periodo estivo. Noi ci troviamo proprio come posizione geografica all'interno di una figura geometrica, diciamo così, che ci collega con Venezia, che ci collega con Firenze, se vogliamo anche con Roma. Siamo in una posizione strategica. Però, ripeto, possiamo portare, poi ce ne parlerà dopo la dottoressa che è a fianco a lei, tutti i turisti che vogliamo a Ravenna, ma se non li portiamo effettivamente magari via mare con questo tipo di progetti, facciamo un po' fatica ad avere qualcuno che qua riesca ad arrivarci in maniera agevole senza fare le sette fatiche. Ecco, spero di essermi spiegata, grazie. Allora, io non ho nessuna prenotazione per altri interventi, quindi restituisco la parola all'assessore, prego. Allora, no, perché allora Carlo Ravaioli, che è esperto per la lista De Pascale Sindaco. No, chiedo scusa, così dopo l'assessore eventualmente può rispondere anche ad alcune problematiche che avevo intenzione di sollevare. E, è vero, non dobbiamo focalizzarci sulle problematiche relative alla pandemia, perché in effetti una certa discesa della nostra attività turistica, in modo particolare nelle spiagge, era già iniziata da un po' di anni, circa dal 2016, e noi se ci limitiamo a parlare degli effetti negativi che ha avuto la pandemia, perdiamo un'occasione per fare un'analisi più approfondita delle cause che hanno che ha caratterizzato questi problemi. È vero che il 2021 è andato
abbastanza bene, perché è andato meglio di quello che noi pensavamo. Siccome pensavamo molto negativo a questi giorni, non si sapeva neanche un anno fa come se era possibile fare la stagione, e quindi alla fine ci siamo accontentati. Però ecco, non solo è andato peggio del 2019, che comunque non era stato un anno eccezionale. E a mio avviso dobbiamo studiare le motivazioni che ci creavano le problematiche, dove noi perdevamo terreno. L'assessore ne ha elencate alcune, soprattutto la concorrenza di nazioni come la Grecia, la Croazia, la Spagna, sicuramente anche una crisi economica che creava minor disponibilità nelle famiglie. Noi siamo una località, parlo soprattutto del mare, per famiglie, e se le famiglie hanno un po' di problemi economici, chiaramente si riflettono negativamente anche sul nostro lavoro. E ecco, io ci aggiungerei un'altra motivazione. Noi venivamo da un periodo che erano, parlo sempre dell'attività balneare, delle happy hour degli anni 2010. Mi ricordo a quei tempi si aprivano le prenotazioni, io parlo nei campeggi dove lavoravo, il giovedì mattina alle 8:30 avevamo già tutto esaurito per il weekend, e venivano ragazzi da, ecco. Poi quel modello non reggeva, perché non era turismo, era, poi dopo è arrivato lo sballo e tutto quello che comportava, e abbiamo deciso di cambiare. Però non l'abbiamo sostituito, almeno per il momento, con altri eventi che potessero portare quei flussi, perché erano flussi veramente eccezionali. E quindi abbiamo bisogno, secondo me, di investire di nuovo nelle nostre località balneari, in attività, fare più attività sportiva, ricreativa, culturale, e soprattutto creare anche eventi che portino l'attenzione sulle nostre coste. Ecco, sicuramente non va in quella direzione la sciagurata avventura che stiamo subendo della direttiva Bolkestein, che nel momento in cui giustamente ci dovremmo porre il problema di fare investimenti, e ha ragione l'assessore quando dice non solo da parte del pubblico ma anche del privato, che questa catastrofe, perché di questo si tratterà, bloccherà qualsiasi intenzione di investimento da parte del privato. Io vi chiedo scusa, ma per due minuti vorrei affrontare un attimo velocemente questa problematica. Purtroppo noi troppe persone e sicuramente troppi politici, sia a livello europeo e nazionale, in questi 20 anni, perché la direttiva Bolkestein è partita dal 2006, quasi 20 anni, e poi devo metterci modestamente anche i giudici del Consiglio di Stato che hanno fatto una sentenza. Secondo me nessuno sa di cosa parliamo. Si fa molta demagogia, si parla di spiagge come se si parlasse solo di spiagge libere, che ce ne sono in alcune regioni italiane, ma qui noi stiamo parlando di stabilimenti balneari, stiamo parlando di aziende, stiamo parlando di pionieri che hanno costruito questi stabilimenti. Oggi sono anche dei ristoranti, dei bar, abbiamo degli chef
famosi all'interno di questi stabilimenti a fare ristorazione. Quindi abbiamo creato un modello turistico unico al mondo, un'eccellenza, e non so quale altra nazione metterebbe a gara le sue eccellenze come abbiamo il parmigiano reggiano, la Ferrari e altre eccellenze, i nostri monumenti dell'UNESCO. Cioè, questa cosa qui è una follia, è una follia, e non è vero come si sente dire che finalmente libero mercato, libera concorrenza. Libera concorrenza è un cavolo, perché il concessionario uscente, lui perde tutto se non vince la gara, quindi perde l'azienda oltre al manufatto che ha costruito. E qui voglio fare una parentesi, perché qualcuno ha accusato il settore di aver pagato poco canone, ma chi doveva determinare i canoni? Se li dovevano determinare da soli, o c'era qualcuno che doveva mettersi lì, fare un po' di conto? Ecco. E comunque sia, queste persone che hanno fatto dagli anni 50, l'ha detto anche l'assessore prima, questi stabilimenti, e hanno creato un sistema che ha sviluppato le località turistiche. Quegli anni le nostre spiagge erano molte volte anche delle paludi piene di zanzare, e adesso abbiamo delle località turistiche grazie a questi investimenti, che gente che si è indebitata, e adesso diciamo grazie, dobbiamo anche il discorso della libera concorrenza. Non c'è libera concorrenza, stavo dicendo che il concessionario sente perde tutto, e il terzo che arriva, se vince, vince tutto questo ben di Dio. Ma signori, c'è una enorme turbativa d'asta, perché non possono concorrere alla pari il concessionario uscente e quello presunto entrante che concorrerà. Quindi fra l'altro lo stesso Bolkestein ha affermato in un'intervista, l'ho sentito io alla televisione, che lui è stato portatore di questa direttiva, che non era stata fatta per le spiagge, ma era stata fatta per i servizi. Qui invece non parliamo di servizi, parliamo di aziende. Un'altra cosa, qual è lo Stato che metterebbe a gara centinaia di migliaia di posti di lavoro? Perché di questo si sta parlando. E non è possibile pretendere da chi vince delle gare domani che mantenga quei lavoratori lì. Quindi, ecco, questa situazione purtroppo ha creato un panico che durerà tantissimi anni, perché un'altra cosa, e poi finisco su questo argomento, creerà una situazione che, siccome lo Stato, e per esso gli uffici preposti, non sarà in grado di fare questi bandi in un anno, e quindi succederà che si andrà avanti per tantissimo tempo senza titolo, perché se scadono le concessioni a fine 2023 si andrà avanti senza titolo, e però nell'incertezza, quindi nessuno andrà a investire sapendo che non c'è futuro per questi operatori turistici. Quindi la situazione non va sicuramente bene, ecco, quindi è una situazione molto critica. E solo nel comune di Ravenna abbiamo circa 220 stabilimenti balneari. Ci pensate voi, l'ufficio demanio del comune di Ravenna credo abbia 3 funzionari e un dirigente che dovrebbe esperire 220 gare in 2 anni. Ci vogliono 20 anni, signori, 20 anni. Poi che... Ecco, quindi ha ragione l'assessore quando dice dobbiamo fare di più come pubblico e anche come privato, però il privato non lo stiamo incoraggiando con queste iniziative qui, che sicuramente non è responsabilità, per carità, del Comune di Ravenna, ma la dobbiamo subire come altri. Un'altra cosa che vorrei dire, a me, ecco,
è stato chiesto, ma quale sarebbe la soluzione per evitare di fare queste... Ecco, sarebbe che questi concessionari gli si potrebbe rinnovare il contratto facendosi carico di spese che oggi hanno il pubblico. Ad esempio, una cosa che non sa nessuno, pochissimi turisti, perché pensano che sia finanziato dall'ente pubblico, tutto il salvataggio nelle nostre spiagge viene fatto dai privati, viene pagato dagli stabilimenti balneari e altri lavori. Si potrebbe aggiungere il salvataggio, che sarebbe una cosa molto positiva, anche nelle spiagge libere, a carico degli attuali stabilimenti balneari, come altri servizi. In cambio mi si dà la possibilità di lavorare tranquillamente altri 20-30 anni e dopo fare quegli investimenti di cui parlava l'assessore prima sulla promozione per creare un modello di sviluppo all'interno nelle nostre spiagge. Una cosa che riguarda i croceristi, sarebbe secondo me importante utilizzare questa risorsa quando abbiamo le navi per rendere più fruibile le nostre spiagge, dando più informazione a chi scende dalle navi. Siccome non tutti sarebbero disponibili a fare le escursioni che le navi organizzano, che gli armatori organizzano. Quindi se noi creiamo un punto lì appena si scende dalla nave dove informiamo bene di come si viene a Marina di Ravenna da Porto Corsini, che c'è un traghetto, che poi da Marina di Ravenna, poi se dopo un'ora che siamo a Marina di Ravenna non abbiamo voglia di andare in città, prendiamo un autobus, cioè tutte queste informazioni che sicuramente già ci sono, ma a mio avviso non sono ancora abbastanza, perché io ho visto che quando lo sanno, se gli si dà l'informazione, possono trascorrere una giornata anche al mare, in spiaggia, e far lavorare di più anche i locali che abbiamo nella nostra costa. Ecco, io mi chiudo con una cosa che ho detto anche nell'altra assemblea, l'assessore ho visto che era d'accordo, e quindi questo lo ritengo un fatto positivo, assieme alla città d'arte che va promozionata e dobbiamo continuare a fare promozione, dobbiamo cominciare a investire di più, proprio per le ragioni che diceva anche l'assessore prima, per fare promozione. Servono i collegamenti, come è stato detto, sicuramente, perché dobbiamo fare in modo che sia facile venire in vacanza a Ravenna, nelle nostre coste e nella nostra città, che non debba essere complicato. Su questo si sta lavorando anche per eliminare tutte le barriere possibilmente che ci sono, per rendere il più possibile fruibile i nostri locali, i nostri stabilimenti balneari, ma anche la città, e non dobbiamo sempre pensare alle problematiche che ci sono per chi purtroppo è disabile, ma anche una mamma con un passeggino ha un problema se noi non gli eliminiamo le barriere architettoniche, e questo bisogna farlo sì in spiaggia, bisogna farlo in città, come la cura dell'ambiente. Io mi ricordo quando lavoravo a Marina di Ravenna, mi lamentavo, allora l'assessore era un altro, perché quando a primavera fiorivano certi alberi non si vedevano più i cartelli stradali. Era una battuta, però ecco, credo che mandare un operaio con due forbici a tagliarli quando sono di fronte alla segnalettica sia una cosa che non ce lo possiamo permettere. Però il turista che viene da lontano, quando entra in una città e vede di essere accolto bene, anche la segnalettica ha la sua importanza. Come io a suo tempo feci una battaglia per i gabinetti pubblici, e quando ero in consiglio quella volta,
vedo che sono stati fatti ed è un servizio, non è una banalità, è un servizio invece di vedere la gente che di nascosto si infila nei bar del centro o deve per forza andare a prendere un caffè perché ha un attimo bisogno di... Ecco, questo sono tutte cose che creano accoglienza e questo è importante. Grazie, scusate. Grazie Ravaioli. Ha chiesto la parola anche Alvaro Ancisi. Adesso gli apriamo il collegamento. Prego Ancisi. Io non ho intenzione assolutamente di fare un discorso generale che richiami tutti i problemi strutturali, arrivando magari a quelli di dettaglio che possono discutersi sul tema del turismo a Ravenna in generale. Mi associo a quello che hanno detto i miei colleghi prima su tutte le questioni principali che insomma condizionano la ripresa più che lo sviluppo. Prima la ripresa, poi lo sviluppo del settore turismo. Credo che bisogni fare più sedute focalizzate sui singoli aspetti, altrimenti rischiamo di parlare di tutto e di niente, ma comunque avendo ascoltato una relazione introduttiva dell'assessore, immagino, che valuteremo, ma che vorremmo poi discutere in sedute tematiche in modo da focalizzare su quello che può essere il contributo di questa commissione, perché se pensiamo che noi come commissione possiamo risolvere i problemi da Bolkestein, io vi potrei parlare per un'ora, credo che ci siano molte responsabilità del governo sicuramente, ma a tutti i livelli, anche al nostro, se si è arrivati a questo punto qui di non ritorno, che poteva essere previsto prima, io l'avevo previsto prima, mi permetto di dirlo. Quindi stasera mi limito soltanto a porre un problema che non è stato affrontato dall'assessore, ma che riguarda direttamente il problema del turismo sul nostro litorale e non solo. Le crociere, ok, bellissime. Cerchiamo di far venire più gente possibile in crociera, cerchiamo di farla rimanere magari una notte in più modo e fuggi. E il problema di Porto Corsini? Ecco, non so se sia già chiaro che quello che ho detto. Porto Corsini deve essere massacrato da questo turismo? Massacrato perché tutto passa attraverso questo piccolo paese, pur tanto piccolo, dove fanno fatica adesso a circolare i mezzi attuali e viene affrontato questo problema o lo si rimanda in vista di questioni che verranno fuori negli anni, il parco marittimo, quale altre bellissime cose dette, ma che per esperienza so che non si risolvono certamente in vista della prossima stagione turistica e neanche di quella successiva. Ecco, io chiedo che si faccia mente precisa al problema che il turismo croceristico sia compatibile con la vita, la socialità, l'economia diretta di questo paese, che potrà ricevere sicuramente benefici dalle crociere, ma non potrà subirne tutto il carico di movimento, di transito e probabilmente anche di inquinamento, neppure se ne parla. Ecco, questo è il problema che volevo sollevare, perché mi è sembrato mancante nella relazione dell'assessore. Grazie. Toglietemi per favore la parola, se no. Grazie consigliere Ancisi. Una precisazione mi chiede di fare la consigliera Verricchi. Sì, grazie Presidente. Solo una domanda veloce che ho dimenticato prima. A proposito di riqualificazione dei lidi, perché è ovvio che se noi andiamo a promuovere le nostre bellezze dalla città d'arte fino appunto alle nostre spiagge,
credo che siamo tutti d'accordo che ci siano degli interventi anche molto importanti da fare di riqualificazione dei nostri lidi, che vanno da quelli più, fra virgolette, semplici di arredo urbano a quelli più importanti di rifacimento delle strade, il famoso poi problema dell'apparato radicale degli alberi che distrugge manto stradale e marciapiedi. Quindi chiedo se il suo assessorato, ovviamente in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici e quindi con l'assessore del Conte, ha già insomma progetti in essere e in che tempi eventualmente attuarli. E faccio notare all'assessore in chiusura che già da queste abbiamo già impiegato 2 ore di discussione più o meno andando a volo d'uccello su tantissimi argomenti. Questo vuol dire che sul turismo a Ravenna c'è tanto da dire, tanto da parlare, quindi rinnovo l'invito a una cadenza insomma un pochino più ravvicinata delle commissioni, perché abbiamo appunto tanti temi da trattare. Grazie. Grazie consigliere Verlicchi. Adesso, se non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore Costantini. Prego assessore. Sì, io provo ad essere schematico e poi magari se non sono stato completo intervengo dopo, perché volevo dare l'opportunità anche ad Anna D'Imporzano di fare un breve intervento per far vedere quali sono gli step del progetto del terminal da parte di Royal Caribbean. E partendo dal primo intervento della consigliera Verlicchi, logistica, collaborazione con la regione, Visit Romagna e riqualificazione dei lidi. Per quanto riguarda i lavori del mio assessorato, ovviamente nell'interazione e nella richiesta ai livelli superiori di governo dalla regione in particolare, per ottenere finanziamenti e progettazione, messa a cantiere di infrastrutture strategiche, sappiamo quali sono le priorità che sono state date in questi anni. Intanto quelli che sono i collegamenti viari, sappiamo che due progetti strategici sono quelli del potenziamento delle 55, e qui c'è anche una collaborazione tra le regioni Veneto ed Emilia Romagna per il miglioramento di questo asse viario dallo snodo tra Cesena fino alla Lacio con Mestre. C'è il progetto poi del passante di Bologna, che può essere un'infrastruttura che sicuramente dà dei benefici anche per quello che è l'afflusso verso il nostro turismo balneare, ma anche da un certo punto di vista interessante è anche la progettazione della terza corsia per l'A22 della Ferrara-Padova, perché per il collegamento con i lidi nord è un'alternativa a fare l'A14 fino a Ravenna e poi entrare a Ravenna prendendo la Romea. Già adesso viene utilizzata, può essere quella comunque un'opportunità dopo col collegamento della Ferrara Mare, si arriva subito a nord di Casal Borsetti. Quindi questi sono sugli assi viari tre investimenti sui quali ovviamente la progettualità, che in alcuni casi anche l'assessore Corsini ha richiamato, e con il Veneto, in accordo col Veneto, si sta portando avanti, è di fondamentale importanza anche per la nostra città. Per quanto riguarda invece i collegamenti via ferro, qui abbiamo avuto qualche problemino in più, perché sapete, ultimamente la crisi del comparto del trasporto collettivo per le capienze Covid è stata sotto gli occhi di tutti. Non solamente per i bus operator, ma ovviamente anche per i treni. Però qui noi avevamo già cominciato con il miglioramento dei collegamenti Ravenna-Bologna, che hanno comunque conosciuto una velocizzazione di questa tratta, che è arrivata poco superiore ad essere poco superiore all'ora. L'obiettivo è di lavorare per fare in modo di provare anche ad abbattere quella soglia dell'ora per il collegamento Ravenna-Bologna, che può essere un ulteriore per noi è un ulteriore obiettivo.
Per quanto riguarda i collegamenti con Firenze, che è un'altra linea strategica, sappiamo che qui ci sono delle difficoltà di carico della linea e che si incastrano anche a progetti che riguardano la stazione di Ravenna, che in questo momento ha un flusso di traffico, non solo passeggeri ma anche merci, importante. Quindi tutto lo sviluppo degli investimenti e degli accordi fatti con Ferrovie dello Stato per portare le stazioni merci più lontano dall'asse della stazione centrale hanno poi anche l'obiettivo di alleggerire il carico sulla stazione di Ravenna, che in alcuni casi possono permettere, per esempio, ad un treno in più di, tra virgolette, dormire nella stazione, che vuol dire che la notte si ferma e fa capolinea a Ravenna. Questo è un tema che però si va a sovrapporre anche al traffico sulla linea. Per esempio, la Ravenna-Firenze, che ha una rottura di carico a Faenza, nell'infrasettimana è una linea a supporto soprattutto dei pendolari. Nel rapporto che abbiamo anche con i comuni della collina, se non altro per l'accordo che abbiamo fatto per le vie di Dante, per il cammino di Dante, Marradi da questo punto di vista per il pendolarismo lavorativo che rimane in mezzo dice c'è già un sovraccarico della linea, se questa linea qui viene ulteriormente sovraccaricata rischiamo di non esaudire quello che è la principale nei picchi dei turni di lavoro o dei passeggeri delle scuole che fanno pendolarismo scolastico rischia di andare in sovraccarico. È quindi partito questo progetto speciale del treno di Dante, che viene finanziato dalla Regione Emilia-Romagna in un anno poco felice, perché è stato proprio l'anno del Covid, che però verrà riproposto anche per quest'anno. Il treno di Dante è un prodotto turistico vero e proprio, sostenibile, secondo me di una buona lungimiranza, purtroppo in un periodo in cui il pubblico che poteva essere interessato da un turismo così non ha proprio tanta voglia di muoversi all'interno di un convoglio del treno. Però è un investimento sul quale bisogna dare continuità per collegare due città di grande importanza culturale come Ravenna e Firenze e avere anche dal punto di vista della visibilità internazionale un percorso molto suggestivo. E anche con una buona comunicazione di contorno, al di là di chi poi veramente decide di acquistare il treno di Dante, capisce che c'è un collegamento diretto tra Ravenna e Firenze, altrimenti è comunque una ferrovia che collega, quindi diventa di per sé anche un evento, un'iniziativa di promozione della città che si abbina al nome di Firenze. Quindi per me questo qui è importante, strategico, che continui ad andare avanti. Abbiamo letto da parte della Regione Toscana essere stato candidato il progetto del treno a idrogeno, una sperimentazione, un progetto molto interessante che avrà i suoi tempi, ma che coinvolge anche la parte dell'Emilia-Romagna, che già ha una ferrovia da questo punto di vista più avanti di quella della parte toscana, perché noi abbiamo elettrificato tutta la linea, loro no, sia per una questione anche di potenza del tiro della locomotiva, sia perché devi fare delle pendenze, siamo in collina, sia perché devono essere poi, nel momento in cui decidi di collegare l'Emilia Romagna con la Romagna, devi avere la motrice che sia per forza di cose non elettrica ma gasolio, perché poi quando arriva di là non ha l'alimentazione. Quindi ci sono delle questioni, valutazioni che vanno fatte, ma che per adesso hanno trovato una soluzione in una proposta turistica che è quella del treno di Dante.
Un altro progetto strategico col quale stiamo lavorando con la Regione, che ha più volte richiamato l'assessore Corsini, è il potenziamento della linea adriatica con quello che è il progetto della metro di superficie, quindi collegamenti più rapidi e veloci tra Ravenna e Rimini. Questo per quanto riguarda i treni, il collegamento ferroviario, che come dicevo in questo momento ha una particolare difficoltà. La difficoltà l'abbiamo vista anche dal punto di vista dei collegamenti aeroportuali, dove la Regione, tramite un bando, finanzia le attività di promozione degli aeroporti per diverse decine di migliaia di euro, anzi centinaia di migliaia di euro, finanziamenti che hanno interessato tutti e tre gli aeroporti, Bologna, Forlì e Rimini, ovviamente in una logica di valorizzazione per cui Ravenna è in mezzo e ne va a godere. Qui si aggiunge un rapporto che noi abbiamo avviato con l'aeroporto di Forlì di collaborazione, un rapporto non solamente di promozione da parte dell'aeroporto di Forlì di Ravenna, anche con la presenza all'interno dell'aeroporto, ma con una serie di incontri con stampa specializzata o tour operator che saranno veicolati dall'aeroporto di Forlì in questa collaborazione biennale. Abbiamo anche, da questo punto di vista, aperta una partita collegamento tramite navette bus, che è sempre stata sostenuta a proposito delle collaborazioni con Visit Romagna, anche da Visit Romagna. I collegamenti tramite bus operator negli ultimi 2 anni sono stati praticamente cancellati perché non hanno economicità, però siamo pronti a ripartire non appena sarà possibile con i voli che più ci interessano, per esempio da Forlì il collegamento con Monaco e con altre città. Io posso capire che non possa piacere la Polonia, ma la Polonia ha più di 50 milioni di abitanti ed è una delle nazioni che ha investito meglio i fondi strutturali europei e dove c'è un pubblico interessante dal punto di vista della capacità di spesa che è cresciuto negli ultimi anni. E se crescono i flussi anche da un mercato come quello della Polonia, significa andarci a cercare un nuovo pubblico, significa differenziare, significa non essere come per il discorso dell'energia elettrica, no? Essere dipendenti solamente da un paese, se poi c'è un problema con quel paese lì, significa che siamo totalmente dipendenti dal turismo per quanto riguarda la Germania, invece differenziare i pubblici rafforza la proposta turistica di Ravenna. Quindi anche con gli aeroporti siamo sempre, dal punto di vista dei collegamenti, su il come cambierà il mondo dopo questo periodo di crisi. La crisi c'è fino al 31 marzo, cambieranno i protocolli con le nuove disposizioni, i collegamenti che partiranno, quando ci saranno i calendari pronti, questo qui non dipende da noi purtroppo, saremo pronti per lavorare fianco a fianco. Per quanto riguarda invece la collaborazione con Visit Romagna, ne cito solo alcune, sulla promozione balneare, come è stato fatto l'anno scorso in occasione degli europei, con uno spot che girava proprio durante gli europei di calcio, sarà ripresa una promozione sia web che video, proprio per il prodotto balneare. Si sta già facendo una promozione in Germania con dei video girati da un'agenzia e con un attore che faceva parte del cast della villa dell'Isola delle Rose. E abbiamo promosso su alcuni workshop italiani la proposta culturale di Ravenna e a breve ce ne saranno degli altri. È stato proposto e promozionato il progetto Romagna Bike per promuovere i percorsi ciclo escursionistici e gli hotel o le strutture ricettive come campeggi che mettono a disposizione ricovero, officina per le biciclette, quindi attenti ad un turismo che vuole venire per far sport, per allenarsi e prepararsi, in questo caso in bicicletta. Abbiamo invece con sempre con la Regione, oltre che la compartecipazione della Fincommission, che non riguarda proprio il turismo, ma è all'interno di una cabina di regia tra turismo e cultura,
abbiamo in programma il Dragon Boat per il 2023-2024, questi sono investimenti comunque che fa la regione, cioè ci sono dietro anche una serie di concreta di finanziamenti. Come per il progetto di camping in natura, non viene sostenuto dal Comune di Ravenna, ma si utilizzano dei soldi della Regione o dell'APT, come il programma speciale di promozione delle maratone regionali, del quale ne beneficia anche la Maratona di Ravenna. Sono delle risorse che vengono messe a disposizione da APT e che vanno a beneficio della nostra città. Quindi sono diversi gli obiettivi che ci si prefigge insieme, anche a livello strategico, per dire abbiamo intenzione di lavorare nei prossimi anni nella costruzione di un rapporto più forte con le produzioni musicali, sul turismo musicale. Per esempio sui festival è stata fatta un'operazione, in particolare quello di Ravenna e quello di Verdi a Parma. Sulla trilogia d'autunno abbiamo visto la capacità di intercettare anche pubblico straniero con la trilogia DOP, con le tre opere in tre giorni di Ravenna Festival, che hanno visto la vendita di diversi biglietti in allotment, 1200 nel 2019. Abbiamo parlato del Beaches Brew, abbiamo Spiagge Soul, abbiamo Christmas Soul, abbiamo insomma delle opportunità a Ravenna, ma anche nel resto della Romagna, che possono creare un miglior collegamento con le prenotazioni turistiche. Ovviamente va fatto un lavoro di strategia, di avvicinamento di tour operator specializzati nel turismo musicale, di partecipazione a fiere specializzate. Questo è, a mio modo di vedere, un turismo e un pubblico che aggiunge valore alla città d'arte e che sceglie la città in maniera collegata proprio all'organizzazione di eventi musicali. E dovrà è uno di quegli asset che potrebbero compensare la mancanza di turismo business che si è già perso e si perderà anche in futuro, perché molti meno saranno i meeting, molti meno saranno i workshop in presenza, molti meno saranno le fiere, perché abbiamo visto che con le call conference e con le tecnologie sviluppate ormai si tengono proprio delle sessioni plenarie di centinaia di persone che raggiungono anche crediti formativi. Una volta venivano in sede, adesso non vengono più. Noi abbiamo ospitato diversi meeting anche specializzati, uno organizzato dal nostro centro iperbarico. Sono comunque meeting che portano a Ravenna 150 persone per X giorni e quindi diventano presenze. Scusatemi se sono entrato così nello specifico, però per far capire con un esempio. Se qui colgo un invito, no? Abbiamo parlato molto della Bolkestein, non entro nel tema perché altrimenti parlo mezz'ora solo sulla Bolkestein. Se vogliamo fare una commissione turismo sulla Bolkestein, facciamo una commissione turismo sulla Bolkestein, chiediamo di partecipare al dirigente dell'ufficio turismo, demanio e attività produttive, chiediamo una collaborazione della regione, invitiamo il presidente della cooperativa Bagnini e i presidenti delle categorie dei balneari a partecipare, a relazionare, quindi non come esperti gli chiediamo di essere parte relatrice, se siete d'accordo, poi dovete decidere voi, il presidente qui dietro, sto facendo un'ipotesi. Invece per quanto riguarda l'investimento nelle località balneari, diceva bene Ravaioli, molto turismo, cioè, allora, l'ho detto prima, noi abbiamo alcuni alberghi che soprattutto sul Lido di Savio hanno fatto un lavoro nel passato di sistema e che adesso hanno un lavoro di sistema per il mantenimento del village. Non so se lo conoscete, se non lo conoscete andatevelo a vedere. Che però non hanno più fatto promo commercializzazione. Cioè gli alberghi possono unirsi e chiedere anche dei finanziamenti. Devono rappresentare un minimo di camere e possono andare a chiedere dei contributi per la promozione. Gli unici che fanno promozione in maniera sistematica e continuativa da noi verso l'estero, ma anche sul nazionale, sono i campeggiatori con dei progetti speciali, veramente. O l'altra era Ravenna Incoming, che tramite il bando scorso, e adesso è in corso il nuovo, però hanno per l'assegnazione del servizio di accoglienza, informazione turistica e promo commercializzazione, un riconoscimento di essere la nostra DMC e di fare attività
di promozione in fiera o su specifici mercati. Basta. Ripeto, basta. Ogni tanto noi ci diciamo, ah, ma la città d'arte andrebbe valorizzata, però non esiste, per esempio, un consorzio di operatori che abbia mai lavorato specificatamente sul prodotto città d'arte. Ok? Che significa creare pacchetti e venderli. Poi, in maniera molto banale, perché i pacchetti ormai non sono più pane del turismo contemporaneo, perché qua si sta parlando sempre di più di cercare di intercettare con una auto-organizzazione della vacanza del turismo individuale, che è la cosa più difficile che ci sia, più difficile che ci sia. Poi, per quanto riguarda invece altre sollecitazioni che venivano fatte, per esempio sulle più informazioni a chi scende al termine del crociere, poi lo dirà anche ad Imporzano, lì c'è un progetto di stazione marittima nuova, nella progettazione della stazione marittima ci sarà uno spazio anche per l'ufficio informazioni turistiche a terra, ovviamente fuori dalla zona della stazione dove vengono fatte logistiche e controlli di sicurezza, però ci sarà molto più prossimo alla stazione, perché adesso c'è ma è un po' defilato. Basta, io non vado oltre perché dopo rischio di dilungarmi troppo, i temi sono molto interessanti, secondo me su alcune cose possiamo riaggiornarci. Ovviamente sì, io colgo l'invito dell'essere presente, però cercate di allora, un confronto positivo con il consiglio è sempre una cosa buona. L'assessore al turismo poi deve fare tutti quei tavoli di concertazione con le associazioni di rappresentanza economica, che in particolare per il turismo sono 5, Confindustria, CNA, Confartigianato, Confesercenti, e però sono molti di più, perché anche gli agricoltori sono interessati con tutte le loro confederazioni, non solo per l'agriturismo, ma per il prodotto che propongono. Solitamente le commissioni sono propedeutiche ai lavori del consiglio e l'assessorato al turismo ha poche delibere da portare a confrontarsi con voi. Io sarò contento di provare a venire un po' di più, però già nella scorsa consigliatura io ho fatto più commissioni di quanto ne fece Corsini la consigliatura precedente, o Camegliani, quindi solitamente la commissione turismo, adesso ci abbiamo anche lo sport, quindi qualche cosa di progetti strategici sullo sport arriveremo a confrontarci sicuramente, perché il progetto della piscina, il preliminare, può essere un altro appuntamento sul quale riconvocarci, visto che è già stato presentato anche alle associazioni natatorie. Però capitemi, è dura, è dura organizzare un ordine del giorno, perché poi il turismo porta anche ad allargare quelle che sono le discussioni, e è dura organizzare un ordine del giorno senza avere un obiettivo specifico di andare con una delibera in consiglio, capito? Però lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, lo faremo. Grazie Assessore Costantini. Io mi ero ripromesso come consigliere, come membro della commissione, di fare un intervento, però non voglio andare a lungo coi tempi, ne approfitterò poi più avanti per dire come la penso. Adesso io passerei al punto terzo dell'ordine del giorno, esame attività crocieristica 2022 e rapporto con Royal Caribbean. Quindi possiamo dare... Avevo alzato la mano, ma nessuno mi ha visto. Ha alzato la mano, scusi consigliere Francesconi, un attimo solo. Prego. Attaccato.
Un attimo solo, consigliere Francesconi, che non prende il comando dal computer. No, non lo prende. Non riesce a prendere il comando, il mute. Esatto. C'è un malfunzionamento, non riusciamo a dare la parola alla consigliera Francesconi, un attimo, non prende il comando sul remove moderator mute. Adesso sta provando a parlare Chiara, ma non... Sì, non riesco a toglierle il muto. Per esperienza vi dico che è meglio che spegnate e riaccendiate, se no state lì un'ora e non ce la fate. Fa così ogni tanto. Quindi riaccende. Pardon, mi scusi. Sì, fai. Un attimo solo, che adesso sistema la signora. Spengo. Mi sentite ora? Io sì. Il problema però è ora spegnerlo. Maria Gallegna. Ciao. La commissione turistica. Cos'è il signor Gomiti? Come? Nel suo seggio, come detto nel comune di Ravenna, però, se vuole il candidato,
Nicola Di Pasquale e Alvaro Antisi che sta parlando. Ci sarà un punto in cui dovrà intervenire come ecco. Ora mi sentite? Vuol dire che non sta andando. Allora, adesso un attimo, consigliera Francesconi adesso può intervenire. Ecco, mi sente, presidente? Mi sente anche lei, presidente? L'assessore mi sente? Benissimo, scusate. No, io adesso volevo, non era fondamentale la mia, il mio intervento, però sentendo sia le riflessioni venute dall'opposizione, sia quelle della maggioranza, o perlomeno dei suoi esperti, per far quadrare il cerchio su una nuova legislatura che secondo me potrebbe far sì che questa commissione abbia veramente possa funzionare come valore aggiunto al lavoro del turismo, dello sport e di tutte le innovazioni da cui a venire, parlo principalmente diciamo della costa e del retrocosta ambientale, ma poi ricadute ci sono anche sulla città della cultura. Chiedo all'assessore se sarebbe disponibile, ovviamente non è il suo mestiere o non è solo il suo mestiere quello di venire a rapportarci costantemente sull'ambito turistico, ma vedendo il mandato della maggioranza che è stato ampiamente condiviso soprattutto dalla sottoscritta e dalla forza politica che rappresenta, e vedendo anche il piano del bilancio previsionale, il DUP che abbiamo votato poco tempo fa, la sostanziale novità che emerge per i prossimi 5 anni, ammesso che ci sia consentito di lavorare un po' meglio degli ultimi 3, non certo per l'assessore, ma per quanto sta accadendo e è accaduto negli ultimi tempi, negli ultimi 2 anni, diciamo. Però insomma. Dico 3 perché poi c'è stato tutto, con Giacomo lo si era condiviso, anche un lavoro di programmazione che sarebbe avvenuto nel 2020 e che, siccome io avevo la delega provinciale in regione, avevamo anche condiviso diciamo con Visit Romania, che poi non si è riusciti a realizzare nonostante la nostra forte volontà di farlo. Ecco, però arrivo al punto. La chiave di volta, secondo me, potrebbe essere fondamentale anche se rispetto a talune località siamo un po' in ritardo, è che questo mandato De Pasquale segna è una sostanziale importanza alla riqualificazione dei nostri ambienti naturali unici, che non hanno valenza solo in relazione agli stakeholder che ci vivono, ci lavorano e ci consumano i loro hobby e le loro passioni, penso ai pescatori, ai pignaioli, ai raccoglitori di funghi, ai cacciatori, ai ciclisti, ai nordic walking, se volete continuo, ce ne sono sempre di più in crescita. Ma chiaramente nel mandato si segna una messa a sistema anche per quello che può essere la logica dello sviluppo turistico. Tant'è che so che l'assessore ha già in ordine tutta una serie di programmi e di progetti di riqualificazione dei nostri luoghi naturali, anche in ordine agli sperati e ancora speriamo che ne arrivino altri fondi del PNRR. Bene, detto questo,
Secondo me il lavoro che la Commissione potrebbe fare nel futuro prossimo dovrebbe essere anche quella non solo di chiedere all'assessore, che peraltro non a caso ha avuto anche la delega al Parco del Delta, perché secondo me questo è tutto un, cioè, già nelle deleghe dell'assessore c'è secondo me la visione di mandato. Allora, capire qual è l'impianto e la messa a sistema di questo mondo ambientale slow, sportivo, che comunque è segno anche di una autenticità del territorio, di una messa a valore di quelli che sono certe situazioni uniche del territorio e che quindi potrebbero attirare quei turisti sempre più differenziati nelle loro opzioni di scelta, e capire attraverso questa messa a sistema che tipo di connessioni si possono avere, e non credo, non penso tanto, se non a livello semistrutturale, al turismo delle crociere, perché sappiamo bene che si fermano solo per una temporalità piuttosto limitata, anche se turisticamente significativa, ma la messa a sistema di quello che può essere un'immagine di un territorio in cui forte è la connessione fra turismo ambientale, turismo balneare, turismo culturale e turismo sportivo, visto nelle due chiavi. Mi spiego: come delega allo sport, un turismo, uno sport turismo, cioè visto nella chiave di chi sceglie di venire nel nostro territorio per un evento, la maratona, la mille miglia, non lo so, ma anche del turismo sport, cioè iniziare anche a capire quanti scelgono le nostre località balneari o la nostra località culturale in visione del fatto che inizia a essere organizzata, attrezzata, strutturata anche per effettuare degli sport in chiave turistico, amatoriale, dentro ambienti unici, eccetera, eccetera, al di là degli eventi, delle competizioni che possono richiamare un turismo più specifico fatto di o sportivi o di spettatori. Grazie. Grazie consigliera Francesconi. Allora, a questo punto, se non ci sono più interventi su questo punto dell'ordine del giorno, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, e mi permetto di dirvi che anche secondo me queste commissioni andrebbero organizzate con una maggior focalizzazione su singoli aspetti, così magari ci si può concentrare su singoli aspetti. Adesso questa è la prima vera seduta della Commissione 6 del turismo, sport e grandi eventi, però sia anche per lo sport che per i grandi eventi si potrebbe pensare di fare delle commissioni con argomenti ben finalizzati, così da portare la discussione su un argomento ben preciso. Assessore, la parola per il punto terzo e per presentare il nostro ospite e il suo intervento. Lascio direttamente la parola alla dottoressa Di Importano e magari aggiungo qualche cosa alla fine, perché poi un cappello sulle crociere e sui punti sui quali stiamo lavorando l'ho già fatto. Grazie a tutti per l'invito. Vorrei condividere brevemente una presentazione tipo che normalmente facciamo a chi deve capire il porto crociere Ravenna in poche slide e dando quelle informazioni che appunto ci possono ricollegare anche a un discorso di promozione che noi cerchiamo di fare
molto semplice, molto diretto, molto schematico. Allora, è in inglese, ma credo che nell'ambito del turismo sia la lingua veicolare, se qualcuno ha necessità possiamo tradurre. Si parla da una geolocalizzazione e una panoramica della posizione, la città e il terminal. Di qui si parla di quello che è il porto crociere, dove è situato appunto proprio nel bel mezzo dell'avamporto nord, quindi fra i lidi nord e il canale Candiano che separa dai lidi sud, la distanza dal centro. E poi cominciamo a parlare di quello che succederà e di quello che è il nostro progetto, cioè di come si svilupperà il nuovo home port, cioè il porto di inizio e fine crociera durante questi anni. In particolare si spiega che è servito da due grandi aeroporti internazionali, che sono Bologna in primo luogo, che è l'aeroporto regionale più rilevante, e Venezia, anche perché, come sapete, molti scali di navi che erano previste a Venezia per motivi legati all'accessibilità del porto stesso sono stati riprotetti su Ravenna, in quanto è stata considerata la naturale alternativa a Venezia. E poi anche parliamo degli aeroporti regionali come Rimini, San Marino e Forlì, e al hub ferroviario e autostradale di Bologna, che permette quindi di collegarsi a tutta l'Italia e quindi poi anche a nord verso l'Europa. Di questo, oltre a Ravenna, chiaramente facciamo presente che ci troviamo con la Romagna nel bel mezzo delle più grandi città d'arte conosciute al mondo, quindi Venezia, Bologna, Firenze, Milano e Roma. E quindi oltre alla Romagna ci sono possibilità di fermarsi magari anche più giorni, una settimana, eccetera. Sì, una settimana e più, facendo non solo la Romagna ma anche città d'arte italiane. Riassumiamo velocemente quindi quelli che possono essere tour e le esperienze in Emilia-Romagna, in particolare ovviamente Ravenna, che consideriamo possa essere un viaggio nel tempo che comincia appunto agli albori dell'impero romano di Occidente e per arrivare ai giorni nostri. E quindi quali sono le altre esperienze nella regione, e compreso Fico Italy, e poi parliamo brevemente di quello che succederà al termine crociere. Per le prime due stagioni, cioè quest'anno e il prossimo, mentre ci sarà la cantierizzazione per la costruzione del nuovo terminal e tutte le attività propedeutiche complementari, compreso il Parco delle Dune, che è un progetto da 5 milioni di euro di autorità portuale, che sarà il filtro e che creerà un continuum tra l'area del terminal e quella del paese di Porto Corsini. Appunto avremo questa struttura che comunque sarà una struttura ben inserita nell'ambiente portuale, che permetterà di poter lavorare con navi fino a 3.500 passeggeri per queste due stagioni. E poi introduciamo invece quello che sarà lo Smart Cruise Terminal. Il terminal crociere infatti è stato concepito e seguirà i più alti standard di sostenibilità ambientale. Sarà integrato, lo vedremo nelle prossime slide, al tessuto e al territorio, al tessuto urbano locale, quindi di Porto Corsini al territorio. E per questo apporterà sicuramente dei benefici anche al Lido retrostante, quindi a Porto Corsini, anche perché lo studio di impatto ambientale legato al traffico e alle fonti di inquinamento è stato condotto sia a livello di studio di fattibilità che a livello di progetto definitivo in fase di gara.
per cui sono stati già ampiamente trattati da esperti questi argomenti ed è nostro primario interesse conservare la naturalità dei luoghi. Infatti, fra le tante cose, ci sarà metà del tetto che sarà ricoperto da pannelli solari, che accumuleranno l'energia per poi sostenere il terminal stesso, e una parte a verde naturale che seguirà il ciclo dell'acqua, che saranno solo piante locali, non avrà necessità di annaffiature, anzi l'acqua piovana verrà raccolta per poter ridurre i consumi della struttura stessa. All'interno avrà poi altre suggestioni come questo specie di nastro che sarà come un che avvolgerà l'entrata stessa e che permetterà alla luce di aggiungere altri colori e tonalità che richiamano quello del mare. E lo stesso il primo piano sarà formato da figure di luci e aperture verso l'esterno, sia verso il Parco delle Dune che verso il mare, che appunto faranno da collegamento al paesaggio. Un'altra cosa molto importante, che è la prima volta che sarà un elemento di questo nuovo terminal, è la lunga passerella in quota, una passerella all'altezza di 8 metri, che sarà larga 6 metri e lunga 250, che sarà come una terrazza sul mare che permetterà di vedere i lidi da un'altezza diversa dal consueto, e quando non ci saranno le navi potrà anche essere utilizzata per eventi, per presentazioni e altre attività del genere. Questa è la visione del rendering di come sarà, come abbiamo pensato e come sarà il nuovo terminal crociere. Ecco, questo brevemente è quello che noi abbiamo incominciato a lavorare su questo 2 anni fa, nel proprio marzo del 2020, nel momento in cui è scoppiata la pandemia, e Royal Caribbean ha fatto un investimento intanto a livello di fattibilità proprio in piena pandemia, e poi dopo averlo presentato e ad aver ritenuto il progetto che poteva soddisfare tutti i requisiti per il porto di Ravenna, poi appunto è andata a gara e l'abbiamo continuato a lavorarci sopra, a portarla avanti. Royal Caribbean stessa ha investito molto anche perché ha considerato Ravenna il porto, il home port principale in questa area nel Mediterraneo orientale, quindi oltre che nell'Adriatico, per poter iniziare e finire le proprie crociere. Infatti il programma che avremo quest'anno e che vi mostro velocemente dimostra che l'attività che abbiamo svolto, non solo per quanto riguarda le navi ovviamente di Royal Caribbean, ma anche di altre compagnie, perché in totale vedrete che ci sono... Ci vuole un po' per caricare. Sì, eccolo. Comunque dicevo, vedrete che oltre alle navi di Royal Caribbean ci sono numerose altre navi di altre compagnie che formano un ampissimo ventaglio di possibilità, sia con navi che appunto effettuano transito, che quindi si rivolgeranno prevalentemente a tour ed esperienze sul territorio, oppure sia scusate, ma non si riesce a riprova indietro, no, rifai, condividi da di qui, ecco, tanto tutto, ecco, te l'hai già aperto, te lo dovrebbe ridare, ecco. No, fai lo schermo. Allora non ci mette un po' a caricare. Sì, è un PDF, non dovrebbe essere tanto pesante. Comunque sì, ecco, importante che allora intanto questo programma continua a essere fluido, perché io ci terrei a dire che in realtà almeno nel campo del crociere la pandemia è stato un impatto violentissimo e quindi non è stato trascurabile per niente per noi quello che è successo in questi ultimi 2 anni. Nonostante questo abbiamo deciso di investire, perché pensiamo che sia la soluzione, Ravenna sia esattamente quello che serviva e che servirà al territorio della città. Il nome stesso
della nuova società, che è una società controllata da Royal Caribbean, che è Ravenna Civitas Cruise Port, indica la nostra volontà di aderenza alla Civitas in senso latino, cioè sia alla città che alla cittadinanza che alla comunità locale. E questo sotto tutti gli aspetti. Ovviamente prima di tutto sotto l'aspetto turistico, perché il core business di Royal Caribbean è quello di offrire la migliore esperienza di viaggio su nave da crociera, e quindi chiaramente il turismo è il primario obiettivo e il prodotto finale che Royal Caribbean vuole rivolgere a chi sceglie questa compagnia di crociera. Ma non solo, perché poi non è questa la commissione in cui chiaramente poterne parlare, ma per noi sarà importantissimo sviluppare anche tutte quelle attività per la comunità, che sono dallo sviluppo di nuove professionalità la possibilità di fornire le navi stesse con prodotti a chilometro zero e di coinvolgere, anzi le proposte vorremmo di coinvolgere a tutti i livelli la cittadinanza. Vorremmo proprio avere anche delle richieste, delle proposte, delle domande in questo senso. Noi siamo stati accolti molto bene da Ravenna, fino dall'inizio, quando abbiamo incominciato a sondare e capire cosa era possibile fare e non fare. Ci siamo incontrati varie volte con l'amministrazione pubblica regionale e con l'autorità portuale, ed è veramente abbiamo avuto un'ottima accoglienza e vogliamo continuare appunto a coltivare questo rapporto, e siamo a disposizione di tutti per poter costruire qualcosa insieme. Ecco. Solo una precisazione, così quando si parla di presenze al terminal crociere, non è come per le presenze, sì, dico solo una specifica sui numeri. Una cosa, faccio una premessa, perché in questi giorni si è visto approssimare anche dal linguaggio giornalistico quelli che sono i numeri che poi sui quali punta il terminal. Adesso non riusciamo a condividervi il calendario, non so perché, si è intestardito il sistema di visualizzazione, proprio non lo permette, però ve lo mandiamo perché è pubblico, e sarà breve caricato anche sul sito della compagnia. Per quanto riguarda, dicevo, il linguaggio, no? Le presenze sono per il turismo le notti dormite. Qui noi abbiamo delle presenze che sono passaggi. Quindi significa che una persona che arriva in on port viene contata due volte come passeggero. A questi devono essere aggiunti i componenti del servizio della nave, no? Perché quando c'è un on port, un transit, comunque si riforniscono, possono scendere, quindi sono ulteriori fruitori della località, che non si spostano dalla nave o comunque dalla località di Porto Corsini, però abbiamo già visto dalle esperienze recenti che consumano e fanno riferimento ai servizi, in particolare del Lido di prossimità. Questo lo specifico perché, come Ravenna, noi abbiamo già avuto esperienza di ospitare 130.000 persone e non passaggi negli anni scorsi, con una tensostruttura temporanea, ed è stato il momento di massima espansione. In quest'anno avremo tutti in transito, quindi tutti con un'esigenza di raggiungere o il centro della città o il Museo Ferrari o San Marino o quello che veniva venduto dal tour operator di turno. Qui quest'anno abbiamo un calendario che prevede almeno un 50% più o meno di on port, che quindi vengono portati sulla nave per la partenza e per il ritorno, che non significa avere un transit, quindi un attracco giornaliero, dove dopo l'arrivo e i controlli di sicurezza in poche ore raggiungono le varie destinazioni delle esperienze. Quindi l'impatto sulla località, per capirci,
da un punto di vista del traffico non sarà pari all'esperienza avuta in precedenza con i 130.000 passeggeri tutti in transito, ok? E da questo punto di vista qui c'è un coordinamento tra assessorato al turismo, assessorato alla mobilità e assessorato ai lavori pubblici, autorità portuale, e anche avviato con dei precedenti tavoli in prefettura e Royal Caribbean su l'impatto della mobilità a servizio del terminal. Questo lo volevo far presente perché altrimenti sbagliamo la dimensione dell'impatto, un impatto economico molto forte, anzi superiore rispetto agli anni passati. Ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta, perché ce l'abbiamo fatto condividere lo schermo, perché un non port ha un impatto economico sulla località superiore rispetto a un transit, perché c'è l'approvvigionamento della nave, ci sono i servizi di logistica, i servizi di sicurezza, i servizi di trasporto, rispetto ad un transit che però da un punto di vista turistico hanno un valore diverso, perché comunque movimenti delle persone che possono venire in centro storico o acquistare delle esperienze che non possono parlare solamente la lingua ravennate, anche se noi lo vorremmo, perché rischieresti di perdere appeal nei confronti di un turismo che magari viene perché vuol vedere il museo della Ferrari. Cioè bisogna accontentarli su quella che è un'ampia scelta. Da questo punto di vista qui dobbiamo ragionare con larghe vedute, perché per chi arriva è abituato a spostarsi in una metropoli, andare dal terminal crociere fino a Modena significa fare l'equivalente della loro tratta per andare al lavoro, faccio per dire, per un cliente americano. Quindi non dobbiamo fossilizzarci nel vendere solo Ravenna. Ovviamente quello che noi abbiamo detto a Royal Caribbean, sul quale siamo concentrati a lavorare, è di massimizzare il ritorno economico sulla località, anche sul transit, quindi su chi usufruirà delle esperienze a livello territoriale. Da questo punto di vista qui, quindi, nel catalogo punteremo molto non solo sulle visite guidate, quindi che tu puoi fare in natura, nella Pialassa Baiona, piuttosto che in centro storico, con il laboratorio del mosaico o visita ai monumenti UNESCO, ma anche semplicemente, come diceva prima Ravaioli, nel godere delle spiagge che ci sono lì vicino. Perché guardate, lo diceva la signora di Porzano prima nella terza slide, la collocazione del terminal di Ravenna è valutata molto positivamente dal turismo straniero, in particolare perché siamo abituati a dei porti croceristici che sono prossimi a scali merci o a delle zone di logistica industriale. Il porto, dal punto di vista della bellezza, il terminal crociere di Ravenna, per la sua collocazione dentro le dighe foranee, che già sono un'opera ingegneristica e di paesaggio non indifferente, di fronte alla Pineta, con le spiagge di Ravenna, il porto turistico di Marinara e comunque la zona che si sviluppa lungo il canale delle banchine dell'attività commerciale industriale del nostro porto, sono una bella location, tant'è che anche i precedenti gestori dicevano che il gradimento del terminal era alto, e io l'ho visto direttamente, perché quando abbiamo fatto la missione a Miami, comune, camera di commercio e autorità portuale, per andare a parlare in un momento di difficoltà al mercato delle crociere mondiale, che noi avevamo in mente un progetto di riqualificazione dell'hub portuale, eravamo ospiti dentro a Soporti, abbiamo fatto un'iniziativa con Enit, eravamo tra il porto di Trieste e il terminal di Trieste e il terminal di Venezia, chi ha avuto modo di interloquire con noi erano piccole crociere che cercavano soprattutto un posizionamento di clientela medio luxury, perché dicevano: chi è cliente in maniera fidelizzata di una crociera cerca un terminal come quello di Ravenna, perché è bello, perché è diverso dal terminal come Civitavecchia o La Spezia o Livorno, che movimentano centinaia di migliaia di persone alle quali noi, non, almeno prima del Covid, alle quali noi non potremo mai ambire, per questione di logistica. Io
ripasso la parola alla Dimporsano che magari vi fa discorrere velocemente il calendario e ve lo spiega meglio. Sì, è corretto. Infatti, sì, volevo però sottolineare che, come vedrete in alcune occasioni, qui nel calendario, per esempio, abbiamo navi che hanno deciso di scalare, fare imbarco in barco il primo giorno, fermarsi la notte e rimanere il secondo giorno in transito, quindi per permettere in questo caso ai passeggeri appena imbarcati di esplorare il territorio. E non ci sono più di uno di questi casi, a partire da i primi scali che ci sono ad aprile, uno è proprio il venerdì e sabato subito prima di Pasqua e poi l'altro 30 aprile 1 maggio, in cui appunto sono previste queste due navi di questa compagnia che si chiama Zamara Cruises, che ha navi medio piccole. Infatti le capienze, quello che vedete qui, i numeri dei passeggeri, sono le capienze massime. Quest'anno non saranno riempiti al massimo, anzi noi abbiamo fatto una stima in media a salire a seconda dei trimestri, ma che appunto in media sarà circa un 60-65%. Questo ci permetterà comunque di ottenere risultati interessanti a livello di movimenti di passeggeri. Il discorso del movimento, che quindi c'è un movimento in e un movimento out, implica chiaramente come ricaduta anche quello legato ai transfer, all'assistenza. Sì, chiaramente l'onport è meno legato appunto ai tour, alle esperienze sul territorio, però abbiamo questa possibilità ripetuta in vari casi di avere navi che fanno sia l'uno che l'altro. Grazie. Tutte le domeniche a partire dal 15 maggio ci sarà Brilliance of the Seas per 25 settimane, che appunto è la nave che Royal Caribbean ha deciso di portare qui per questa attività. Spesso ci sarà Marella Explorer 2, che è una nave di Marella Cruises che è legata al gruppo TUI. In questo caso è solo ed esclusivamente in transito ed è una nave che comunque ha quasi 2.000 passeggeri come massima capacità, prevalentemente clientela anglosassone, inglese, in particolare britannica. E poi ci sono navi piccole, appunto di nicchia, come quelle della Grand Circle, oppure come ho citato a Zamara, oppure Oceania Cruises, che sono un altro settore lusso. In tutto al momento, anche se ripeto è ancora molto fluido per via che sia per il post pandemia che per i timori per la guerra in Ucraina, e ci sono ancora cancellazioni aggiunte, ovviamente anche legate alla poca disponibilità su Venezia. Però ecco, noi ci aspettiamo 105 scali con una previsione abbastanza cauta, potremmo arrivare anche a 150-160 mila movimenti di passeggeri. L'impatto sul Porto Corsini è stato lungamente studiato, abbiamo avuto vari incontri anche con il dirigente della mobilità, con la polizia locale, e quindi abbiamo valutato tutte le possibili alternative e sarà gestito al meglio. Abbiamo anche ottenuto dal comandante della polizia locale di avere un ufficiale di collegamento che ci seguirà in tutti i giorni, soprattutto in quelli di picco, per quello che riguarda i movimenti in e out da Porto Corsini. Non tralascio che circa la metà dei numeri della capienza massima di queste navi sono anche gli equipaggi. Gli equipaggi al 30% in media sono fruitori della città, del territorio, delle spiagge. Io credo che al momento Ravenna sia l'unico terminal crociere in cui in 5 minuti si arriva a piedi al mare. Al mare è insomma una spiaggia attrezzata, una spiaggia ampia, non la spiaggetta ricavata dietro l'angolo. Quindi insomma, secondo me ci sono tantissime possibilità di crescita insieme alla società di categorie. Il riscontro del tavolo dell'altro giorno è stato interessante, e soprattutto nel turismo, chiaramente, che è quello a cui vogliamo puntare di più. Grazie Anna. Ci leggi una domanda? Devi spegnere. Dunque, io ho già una richiesta di intervento da parte della consigliera Verlicchi, quindi le possiamo già dare
la parola. Prego, consigliere Vellicchi. Grazie Presidente, assicuro che sarò veloce visto che sono già insomma alle 19 e la discussione è stata abbastanza lunga. Voglio solo fare alcune domande. Confesso, alcune ha già risposto la dottoressa D'Imporzano, ho detto bene il cognome, spero, sì, perfetto, adesso mentre parlava. Alcune, confesso, le ho già come risposta perché le ho lette sul giornale, dopo farò un attimo di considerazione, però visto che qui siamo nella sede in cui parlare di questo, le porrò nuovamente. Intanto, e questa non era sul giornale, chiedo una cosa, sembra almeno da quanto ci risulta che dal progetto d'origine a quello attuale i costi a carico dell'autorità portuale siano aumentati. Chiedo magari all'assessore in questo caso che non so, mi deve rispondere se corrisponde al vero questo e quali sono le motivazioni. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, mi sembra di capire, anzi è abbastanza evidente, che ci siano due stralci sostanzialmente. Quindi il primo, che è quello di partenza attuale, con un on-port provvisorio sostanzialmente, per poi aspettare che nel 2024, se non erro, ci sia il completamento dei lavori del nuovo terminal. Quindi magari se ci può spiegare un po' meglio quelle che sono un po' meglio, insomma, se ci può dare più dettagli per quanto riguarda i tempi di realizzazione. Quando arriveranno le prime navi, lo ha detto, se non erro, quindi dai primi di aprile, quanti turisti più o meno, lei diceva, con previsioni caute ma comunque ottimistiche, mi sembra di capire 150.000 per quest'anno, perfetto. Di che nazionalità, questa è più una curiosità, prevalentemente saranno questi turisti, cioè quali saranno le rotte che troveranno in prevalenza la propria zona di attracco a Ravenna? E per quanto riguarda l'elettrificazione delle banchine, anche questo è stato letto sui giornali, cioè è stato detto che appunto le navi che attraccheranno si serviranno appunto dell'elettrificazione delle banchine. Sappiamo però che queste ancora non sono operative, quindi qui si incrociano anche i lavori del progetto dell'escavo dei fondali e quindi l'attività dell'autorità portuale. Vorrei capire da quando saranno operative, che previsioni avete anche voi, anche perché ovviamente sapete che insomma, la permanenza di una nave da crociera in porto sempre accesa coi motori ovviamente preoccupa e crea sempre disagi per quello che può essere smog, rumore, eccetera. E soprattutto quante persone pensate di coinvolgere, parlo a livello di maestranze provenienti, insomma ravennati locali, al di là di quelli che sono appunto tutti gli equipaggi di cui ci ha parlato, leggevo una previsione di 100-200 persone, però non ho capito bene se saranno persone appunto locali o comunque della ravennati oppure se saranno un mix fra coloro i quali sbarcheranno e quelli che sono presenti in loco. Grazie. Quella dei costi? Sì, no, ma è una cosa che avevo letto, però, ripeto, non ne ho la certezza, quindi lo chiedo a voi. Mi sembra di aver capito che rispetto al progetto iniziale i costi a carico di autorità portuale siano cresciuti, cioè siano lievitati, quindi aumentando di fatto l'investimento. Quindi chiedo se è così, se ho letto bene, ed eventualmente se è così, quali sono le motivazioni che hanno portato a questo aumento dei costi. Grazie. Sì, grazie per le domande. Allora, rispondo alla sua prima domanda. In realtà è vero il contrario. Nello studio di fattibilità, quindi nel project financing che è stato presentato il 31 agosto del 2020, si parlava di un contributo pubblico di 6 milioni. Era parte dell'offerta di gara un ribasso che è stato effettuato. È un piccolo ribasso, ma comunque un ribasso. È meno di 6 milioni comunque, adesso non è 5 milioni, cioè adesso onestamente non ricordo. No, è stato effettuato un ribasso anche perché era proprio oggetto della gara stessa e cioè, faceva parte delle richieste del bando. Per quanto riguarda... Passo all'ultima, giusto perché sì, quello che è stato scritto dalla stampa ha dato un'indicazione di quelle che sono le attività interne al terminal, chiaramente oscillano tra 100 e 200 perché
tanto per darle dei numeri approssimativi, in un giorno di un porto ci sono i servizi di sicurezza, quindi diciamo guardie giurate o assimilati, e con navi che appunto dei numeri che abbiamo presentato si può parlare dalle 20 alle 30 guardie al giorno. Poi ci sono gli operatori portabagagli, che è lo stesso numero all'incirca, si parla sempre con questi numeri che sono più bassi, diciamo, della media. E poi ci sono chi si occupa dell'accoglienza, quindi chi fa il check-in, chi dirige il personale alla raccolta bagagli più che ad altri servizi, chi li accompagna ai transfer, chi si occupa delle pulizie. Sono, ecco, diciamo che in linea di massima sono questi, infatti da 100 poi a 200, perché ovviamente ci sono giornate in cui c'è concomitanza di due navi, per esempio, quindi è una stima diciamo così grossolana, ma insomma è quello il numero corretto. Per quanto riguarda i movimenti, mi pare che l'ho presentati nel programma prima, e sì, sono quelli che lei ha detto e che ho detto poco fa. È certo che deve andare tutto come oggi sta andando, perché chiaramente questa instabilità di questi due anni, ma che continua adesso con un po' le paure fuori Europa legate alla guerra, ci danno sempre qualche pensiero. Per quanto riguarda invece il discorso del Cold Ironing, questo è un progetto di autorità portuale, utilizzerà, da come ho letto anch'io, per cui sto dicendo quello che ho letto, dei 35 milioni del PNRR. E altre cose in particolare, mi sembra che comunque, perché avessi già parlato durante il mio intervento di alcune cose che mi ha chiesto. Ah sì, allora le compagnie sono molto variegate, perché anche in questo c'è una tendenza un po' strana, un po' come è successo per il turismo, che in Italia c'erano più italiani che non all'estero e viceversa. Diciamo che prevalentemente noi ci aspettiamo americani ed anglosassoni, anche se alcune navi più piccole avranno anche un'altra nazionalità, anche se è stato riscontrato, me l'hanno detto recentemente i colleghi che si occupano delle vendite, un'alta richiesta sul territorio per acquistare la crociera in partenza da Ravenna, molto più alta di quello che succedeva quando le navi partivano da Venezia. Sì, italiani, sì. Faccia conto che come storico è sempre stato molto basso l'affluenza degli italiani per questo tipo di prodotto americano, invece la tendenza adesso è molto più alta della nostra. Posso aggiungere una cosa prima? Perché ho visto che si è prenotato Volevo aggiungere, volevo anche farvi notare una cosa. La dimensione delle navi che arrivano sono comunque inferiori in media rispetto alle grandi navi che eravamo abituati prima, cioè qui abbiamo una frequenza di toccata molto superiore a prima, però con navi più piccole, quindi anche l'impatto sul traffico di conseguenza sarà inferiore, perché quando sono arrivate in quell'anno del record dei 130.000 non passaggi, ma persone, 120, non ricordo bene, che ha realizzato il terminal, ci furono per due volte l'attracco in contemporanea di due navi, di cui una di 3.500, e insomma a capienza massima. Proseguiamo, ha chiesto di parlare il consigliere Ancarani. Non mi dite che... Ok, è che mi risultava bloccato. Sì, ma direi che l'assessore, sapendo che anche pubblicamente io ho posto questo tema, e per me è un tema che resta estremamente importante, in parte ha
risposto non alla mia domanda, ma che è un po' più specifica, ma all'argomento. Cioè, io sono favorevolissimo al turismo crocieristico. Non faccio parte di coloro che con la puzza sotto al naso dicono: ah, ma cosa ce ne facciamo delle crociere? Sgomberato il campo da questo concetto, perché la crociera è utile anche come volano generale per chi potrebbe tornare non in crociera, in questo senso. Quindi la puzza sotto al naso sul turismo crocieristico anche no. Sgomberato, dicevo, il campo su questo, io vorrei, al di là dell'ufficiale di collegamento con la polizia locale, di cui mi compiaccio, però io vorrei qualche rassicurazione tecnica in più sul fatto che, per esempio, nel weekend, quando i ravennati, perché di solito sono loro, vanno per la Baiona a Porto Corsini e a Marina Romea o a Casal Borsetti, contemporaneamente non si incontrino o non si mettano in fila con il flusso di coloro che vanno a salire sulla crociera o dalla crociera ripartono verso le loro destinazioni. E su questo che tipo di rassicurazione si può dare? C'è uno studio su questo? Ho capito che c'è stata una, come sono state varie riunioni, ma ci svelate qualcosa in più? Cioè, visto che stiamo parlando di trasformare in on port Ravenna, Porto Corsini nella fattispecie, senza a parità di infrastrutture stradali, perché non risulta in nessun progetto annunciato, che ne so, il raddoppio della Baiona, il raddoppio del ponte che speriamo venga completato, ma non faccio polemica su questo, parlo di prospettiva futura. Nessuno ha detto che l'infrastrutturazione stradale da e per Porto Corsini sia in programma di essere ampliata, nessuno lo ha detto. Quindi chiedo tecnicamente che cosa si deve aspettare il ravennate che frequenta il Nord dal punto di vista del traffico, quando non ad aprile ci sono solo le crociere, ma da metà maggio a fine agosto c'è tutti i weekend il classico picco del turismo interno, anzi del ravennate che fa il turismo balneare locale, per intenderci. Grazie. Velocissima premessa, poi lascio rispondere anche per l'obiettivo di breve periodo, cioè quest'anno, alla dottoressa D'Impurzano. Allora, non è detto che non si stiano studiando delle soluzioni migliorative per i prossimi anni, però ci stiamo confrontando con un progetto di sviluppo che ovviamente vede diversi step. Il piano prevede di arrivare a quota 300.000 nel 2025, quindi, e di fronte abbiamo la realizzazione di un terminal, la realizzazione del parco delle dune con anche degli spazi adeguati all'accoglienza di pullman e auto, e anche a favore degli stabilimenti balneari, perché c'è un progetto di parcheggio in quell'area di proprietà della autorità portuale, e di conseguenza in uno studio continuo anche la realizzazione di un miglioramento della viabilità. Poi, per quanto riguarda i passeggeri, no, ovviamente noi parliamo di passaggi, quindi il passeggero può essere contatto due volte, e di un calendario, e quindi c'è da tenere in considerazione, come dicevo prima, il picco temporaneo, che può essere quello che crea il collo di bottiglia, o piuttosto una logistica che prevede una maggiore frequenza di attracchi,
rispetto a delle navi più piccole, quindi meno passeggeri da movimentare, ok? In più, per quanto riguarda l'on port, ci sono delle operazioni di carico e di scarico, adesso non è proprio di imbarco e di sbarco, scusatemi, perché carico e scarico stiamo parlando di merci. Vedo Buzzi che mi guarda male, che fa parte della compagnia portuale, lo sa bene, di imbarco e di sbarco, che vengono ovviamente gestite in maniera scaglionata e razionalizzata in orari che sono migliori per questo tipo di operazioni. E qui passo la parola alla dottoressa D'Imporzano, perché poi lo scaglionamento e queste operazioni riguardano anche il progetto che loro hanno proposto. Allora sì, intanto domani avrò una lunga riunione proprio di preparazione più tecnica e dettagliata dei singoli scali. Comunque normalmente lo sbarco dei passeggeri avviene molto presto al mattino, perché devono raggiungere prevalentemente gli aeroporti o comunque altre destinazioni che richiedono diverso tempo per essere raggiunte. Normalmente può iniziare tra le 6 e le 7 lo sbarco e finire al più tardi alle 9. Questo è in uscita. Questo è il traffico in uscita. Il traffico in entrata viene scaglionato nel corso della giornata, a partire anche in questo caso dalle 9 di mattina circa fino a un'ora prima della partenza della nave. Per questo si sono pensati già ad accorgimenti come collegare fra di loro i bus in modo che si possano contattare ad arrivare in maniera scaglionata da nord o da sud, a seconda della provenienza, e quindi sono e verranno messi in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare in assoluto la congestione del traffico e sfavorire l'utenza locale. Non ci sono altri interventi. Io, visto l'orario, se non c'è nessuno in contrario, nessuno è contrario a spostare alla prossima commissione il punto 4, perché è un punto all'ordine del giorno molto molto articolato ed è finalmente probabilmente quello che auspicava prima il consigliere Ancisi, è il famoso punto che si focalizza su qualche cosa di concreto, anche perché qui sarebbe bello. Sarà bello confrontarci tra tutti quanti, e quindi se non c'è nulla in contrario, direi che possiamo chiudere la commissione. Ok, grazie a tutti, grazie alla nostra ospite, grazie a tutti i consiglieri, grazie all'assessore, buona serata a tutti, buonasera. Grazie, buona serata a voi. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie.